Anche io come un bro guaglione o Vai startone. sul sangue. No, è un tao, solo che ci assomiglia. Il link, se non lo trovi ora. Ma nada, non ti ho mai visto su Minecraft come titolo. Madonna, Magico. veramente strano. Confermo, confermo. Multigiocatore. È già aperto il server? Non ancora, aspetta. Respira. Ok, Ora lo avvio. Quindi potete già entrare tra 2 minuti. Startiamo subito. Vai, senza pensarci. Vai, startato. mi devi dire come mettere la shader, la quella roba lì. Mica modo posso. Come no? È difficile da mettere. No, non è difficile. E allora? Dai, comunque tieni sul mio Discord, ricordo. Ah, vero. Speriamo che tu pubblico non scappa. Questa. Sì, questa qua. Era la seconda che mi piaceva, quindi sì. Aspetta, no, 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 aspetta. Mi pare di sì. Avevo mandato anche nel gruppo Telegram. Aspetta, 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 che ti confermo. Dov'è il gruppo? Qua, Minecraft. Sì, era quello, ok, mettimi quella, per me va bene. Quella di adesso è troppo piratesca, non va bene. Cioè, prima non c'erano i pirati, quindi ok, ora non Ma chi è entrato subito nel server prima di me? invece mi sono appena ricordata che devo entrare. Ma Daniel, subito Daniel. Nerd proprio. Devo andare nel profilo di Vale, giocare nel suo account. Ma tu sei dentro, cosa sto facendo, Nadia? Ma io non avevo capito che era una spat. Come non è Possibile che che era la una gente spa? sia al server? Ah? Ah, niente. Aspetta. Funziona, serve del genere. Vedi che devi mettere la password, non fa vedere live. No, come ti facevo? Che stai facendo vedere la posta del live? Ah no, vabbè, mi sa che si è visto. Mi sa che si è visto perché era un pochino troppo in basso. Quindi, Va bene. faccio a... Cioè, perché si A mettere vede... schermo intero? F11 sul gioco. No, non si vede più niente. Ah, Come ok, non si vede più vabbè. niente? Mi sono sbagliato. Logout. Buon Nadia, ora non posso leggere più la tua chat, né Puoi... seguire la tua. Questo Sì, un secondo, grazie. è la mia. Non vedo schermo dati. Questa è la mia canna da pesca, OP. Da pesca. The story of Hina has been changed. Ok. Io non la vedo bene, poi devo vedere. Non mi capito perché. Boh, è strano questa cosa. È il Cosa? bug più strano che Perché ti ho messo la tua live? ho. Ah, devo mettere il push to talk. Anche questo. Ok, a posto, ci sono. Allora. Push to talk. Ok. Mi vedo io dalla live di Vale, va benissimo. Ciao. Ma mi ha connesso? A cosa? Ora sei connesso. Sì, sei connesso al disco. Ma io ti ho mutato, perché tanti ti ho a fianco. Infatti ti Ok. converrebbe anche a te mutarmi.
Ma io infatti ti ho già. Vedi, questo è il tuo regalo, vedi? Così, quando devi pulire. Cosa ne pensi? Che non pulisci niente, perché non c'è niente di Ah, no, sicuro. Vai, continuiamo il nostro viaggio. Allora. Vale, ti ho finito il passo di un cane. Brava, Nati. Ah, ma solo questo vende? Io c'ho sta freccia, che cazzo me la faccio? Porta un attimo a portale. La mia roba. Posso le posate? Oh, non è che cambiando skin. Ah, ecco, ma che fa? È un bug. Ma tu l'avevi cambiata? La vedevo diversa, però. Se vuoi, Vediamo bene. dove sei. Sto venendo, aspetta. Oh, fatti vedere. Oh, che carina. Ok, adesso Ehi, non sta? sembro un pirata. La sembra. Un attimo, perché hai due timer? Perché non lo stacchi uno? Bruttissimo da vedere. Cioè, veramente orribile. Perché è disattivato. Vabbè, Ciao, quello lì devo tesoriere. pescare perché Pronti siamo per pagare le costretti. tasse? Intanto le do una mano che. Io prendo il mio stipendio con tasse già pagate. Wow, mamma mia, ormai sei diventato master di questa. Ormai top. Anche io mi farei il mio stipendio con tasse già pagate. Prendi Spesa. questo. Quindi cancello questo, questo, questo. Il tuo nome non lo cancello. Easy peasy proprio. To, Salve to. signor Iotto, mi dia tempo di portare i miei soldi e poi vengo qua a farli pagare. Ciao signor Giotto, buongiorno, come stai? Posso pagarle a lei? Sì, un attimo solo, fammi fare a me stesso. Allora, 10, 15, 25, 50, 75, paghiamo. Io quando prendo il stipendio? 90 mi pare. 75, 80, 90. Ok, mi sono preso il mio stipendio da bravo intenditore. Allora, lei deve pagare le tasse, giusto? 35 sono. Ok. No, 35 abbiamo detto. Fammi vedere se è giusto. Controlliamo se fa imbrogli. 35. Puoi andare, signor Iotto ha pagato le tasse. Vado un attimo a posare anche i miei soldini rimasti. Cioè. Aspetti, sì, Doge, ma ci sta il mercatino oggi? Non lo so se c'è, dipende da quante persone ci sono. Tanto non è che dobbiamo andare di fretta, possiamo farlo anche alle 9:30, aspettiamo un'oretta. Ah, siamo belli ricchi, Dai, siamo. stanno facendo giù per tutto lo stile. Ho bisogno di tartarughe. C'è un nuovo cittadino. Ah, stavo provando la mia nuova spazzola. Ti piace? Cosa fa? Pulisce per me, guarda com'è splendido adesso. Mamma mia. Non Ah, hai mi visto? sa. Comunque, sì, arriveranno due nuovi cittadini. No. No, credo che una ci sia già. Io sarei una pescivendola. Il problema è che No, sto no, quella è pescando Martina. Ha normalmente. Mi prendo solo cambiato questo tipo nickname. di pesce. Cioè, questo Ah. qui è il mio Ciao, pizza. pesce. Io invece ho bisogno del pesce Ah, rosso. andiamo dal signor macellaio, che mi deve un sacco di soldi, sto stronzo. Non riesco. Ce Chi ha il l'hai la macellaio? spada? Prepara a menarlo, sto scemo. Ah, non è vero, scherzo.
Spedizione punitiva. Sì. Oh, dacci tutti i soldi, dacci tutti i soldi. Ma che stai facendo? Ma... Bravo, bello. Ma non c'è più le pelle. Non lo so, è stato un sold out. Sold out, no, è più che altro sono io che ho shoppato tanta pelle perché è andato nel mercato, tanta roba. Dopo lei va nel Nether. Allora, se, ti dico subito se va nel Nether. Penso di sì perché ha tanta carne e tanta roba. Quindi. Solo la pelle ti manca. Sì, ma devo... No, vabbè, ma non serve, vedi che abbiamo già un po' acquistato sia io che il cartiere. Non ci serve. Ma io devo richiedere una cosa. Mi dica. Devo richiedere la costruzione di un nuovo portale. Un nuovo portale? Sì. Perché? Perché in base alle richieste, dove si trova in questo momento il portale, la posizione, è impossibile... Dobbiamo romperlo e riaprirlo? No, bisogna farne un altro. A parte devo dare i soldi della stalla sia di mia moglie che del comune, aspetta. E devi pagare le tasse. Bagna. Poi un attimo sistemiamo questa cosa di porta. Aspetta. Okay. Io intanto vado a vedere se qualcuno ha comprato. Oh, è di nuovo Giorgio, che bello, no? Allora, siamo a 4. Questi sono della signorina Samiki per il suo cavallo. In che senso io? Cosa? Ah, niente, ho pagato l'affitto del tuo cavallo. Vieni quelli del comune. C'è 4-1. Cioè, non li metti mai. Mi servono 2. Il 2. My friends, hello. Aspetta. Però ti vedo che non è giusto. Ok, puoi passare. C'era un po' sporco. Anche qui? Ok. Però. Allora. Ecco qua il pagamento dei cavalli. Vabbè, quanto pago di tasse? Quanto paghi di tasse? Andiamo. Ma quanto mi hai dato? 20? Ma chiedi al tesoriere per le tasse. Allora lei paga. 105 mi sembra, boh, 102 mi ricordo. 25. Ciao. Ah, mi hai fatto prendere un colpo. Perché? Ma... Ti piace Erdoge? Come l'ha chiamato? Si chiama Erdoge a cavallo. Cavallo? È Erdoge. Ma lo vedi che non è un cavallo? Sai che è un cavallo? No, è uno scheletro. Un cavallo scheletro? Perché no? Sei razzista contro i scheletri? No, però è un po' strano. Vabbè, cammina, trasporta. Sì. Allora, a posto. Doggio, volevo dire una cosa. Io ho avuto... Il mio collega Christian, siamo andati nel Nether, abbiamo trovato un sacco di fatti riguardo alla vecchia popolazione del Nether. Ah, e sì, vieni. Io... Mi metto qua vicino. Ok. Allora, volevo dirle che... dov'è il posto dell'ospite? Questo qua? Sì. Va bene. Praticamente ero andato nel Nether insieme al mio collega. Ecco, là dietro. Aspetta. Christian.
Ah, che bello, guarda qua, signor tesoriere, si vedono i puntini delle persone che si muovono. Dio, ma è l'intera mappa di... cioè, è la nostra città. Sì, stiamo costruendo No, la mappa guarda, del la nostro città di chi villaggio. secondo lei? La città di chi secondo lei? Allora, senti, io non entro mai qua, non ho il permesso. La città di sto cazzo secondo Ops. lei, eh? Direi. Ah, che bella la nostra Oh. cittadina. Sì, ho fatto Possiamo anche spiare i scout. cittadini da qui, vedi? Ma non so Avrebbe fatto se funziona perché mi sembrano ferme. Eh, mi No, non sembra che non. funzionano. Vabbè, Hanno già risolto, comunque, vai, hanno continua, risolto signor. la questione. Comunque stavo dicendo che sono andato nel Nether e abbiamo trovato queste tavole dove parlava veramente della vita della popolazione che stava là. L'ha trovata il mio collega Christian mentre scavava. Fai vedere. E ecco, guarda. E non la capisco la lingua, è una lingua strana. Però Schema. sono delle immagini. Come cazzo si vedono le immagini? Oh, è RP qui. Ho già un cliente che non vuole le scritte. Allora, sto leggendo. Maledetto, scappare Questa non è una dalla scrittura. Questa non è una scrittura antica, è semplicemente una lingua usata negli antichi tempi. E cosa dice? infatti sta scritto schema di forgiatura, ornamento stile costiero. Si applica per armature, ingredienti, lingotti e cristalli. Non è un libro antico, è praticamente una tavola per potenziare le armature, mi sa. Non so come funziona. Lei è un fabbro, dovrebbe. Veramente? Sì, lei Eh no, dovrebbe. però non l'ho mai visto. Vabbè, Ma dai. nemmeno io, però le scritture sono. Mi scusi, ma lei è andato a scuola? Ah, Ah, sì. ma lei è arabo, scusami, non, giustamente non conosce la lingua del posto. Arabi non è, siamo tanto bravi con questa lingua. Ah, I am Però, Greece. comunque, vabbè, forse Christian ha Oh, andiamo ragioni da da Chris, Christian. parliamo con lui. Sempre quelli, però, sai, magari. Ah, forse stava. Aspetta, forse stava un attimo lavorando a una L'avevo cosa. già visto. Andiamo, andiamo. Dovrebbe essere che dall'officina. Sì, eccolo. Cosa è il cavallo fuori? No, se ne scappa il cavallo. Vabbè, quello è dentro. Non passa il cavallo. Vieni qua. Che cazzo è successo? Vai, dica, dica, sono qui, sono qui. Allora, arrivo subito. Christian. Vediamo dove si trova. Christian. Forse sta dormendo, lascia stare se dorme. È sdraiato a terra Vabbè, sull'anvil. fallo riposare, fallo riposare. Si sta Appena è sveglio. dormendo. Perché ieri abbiamo fatto. Siamo stati tutto il giorno a lavorare perché c'era il mercatino oggi. Ah, ecco. Vabbè, fai una cosa allora. Intanto, quando si sveglia, mi faccio sapere, ne parliamo, ok? Sì. Va bene, va bene. Sindaco! Oh, mamma mia, Ok, ciao. dove è fatta? Ciao, come va? Non morire. Bene, bene, Sta a posto, sta a a te? posto. Come va la vita? Bene, che faceva qua? Controllavo un po' le coste, non si sa mai se troviamo qualcuno di strano. Trovo spazio, ora sì. C'è un pesce che Andiamo dice lì. che è mio, Se devi pagare solo le tasse, c'è il signor tesoriere. allora. Già pagate. Ah, bravo, bravo, sei un bravo cittadino. Sì. Come va il mercato? Bene, cresce la produzione? Oggi non ho venduto ancora. Beh, Signor Sindaco, ora allora inizia. sì. Dimmi. Sa che il villaggio è talmente ricco che abbiamo bisogno di un'altra casa ora. Come abbiamo una bisogna. Ma sei serio? Abbiamo Buongiorno. la casa piena. Fatemi un attimo posare il dojo. L'ho fatto uscire per un po' respirare un po' di aria fresca. Non so se respira sto cavallo, però. Dove la 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 la. Dove
cazzo sono andati tutti? Ah, ecco. Quanto siamo ricchi? Allora, sì, controlliamo un attimo. Vabbè, ma comunque vedi che dobbiamo investire. Appena arriva la costruttrice, dobbiamo costruirci roba nuova. Quindi ci servono i soldi. No, vabbè, no, guarda. Guarda che c'è un'altra cassa qui. Ah, ma sì, aspetta. Ma questa non posso aprirla. Ah, ok. Aspetta, tieni. Questi sono gli altri soldi. Ah, ok, minchia. Diamanti qua pian piano li vendo. Ora anzi vado sì, da sì. Fabio di nuovo, vedo se le compro. Aspetta. Toro 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 toro. Ah, comunque ha visto la torre d'avvistamento, come si vede bene? Ah, sì, è finita. Vado a dargli un'occhiata da sopra. Vai, vai, intanto poi ci rivediamo al comune. Vedo un attimo. Più stacchi di alghe, dico sì, così non ti ho riempito il mio magazzino. Quindi, siamo al verde. Come si vede? E venga con noi. Perché mi avevo essere al verde, scusa. Apri questa cassa. Qua. Apri questa cassa. Questi sono tutti i soldi che vedo. Sì. Ma che cazzo avete? Scusa. Pian piano abbiamo perso soldi. Ma com'è possibile? Boh, non lo so neanche io. Vai. L'inflazione, non so. Non credo che sia il problema dell'inflazione. Secondo me sei tu che ti fai fottere i soldi. No, 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 non è che mi faccio fottere i soldi. Secondo me sei successo. Abbiamo speso troppo e non abbiamo, abbiamo preso quanto abbiamo speso. Abbiamo comprato loro. Quindi eravamo sempre in perdita, abbiamo perso tutti i soldi. Perché prima avevamo tipo un materiali per vendere. Sì, ha voglia, fra. Ho fatto tipo 10 spade in ferro. Ah, allora. A proposito, aspetta. Sotto bussole. Cosa? Bussole mi servono. Ecco, tu chiedi a me. Aiotto, poi. Ah, aiotto. Ah, io non ho le bussole, ma io mica faccio bussole, che ho fatto? Sì che fai bussole, sei un fabbro. Ma io non compro redstone, nessuno mi vende redstone. Ce l'ho io la redstone. Ma se me la dai gratis che... No, mica costa così tanto la redstone, vieni. Se ti do 8 di rame, quanto mi riesci a dare? Allora, 8 di rame, vediamo, fammi fare un po' calcoli cinesi. Mezzo stack. Per 8 di rame, sì, praticamente mezzo stack ti do. Va bene, dai. Andiamo, dai, andiamo a casa tua. Anche un pochettino di più, dai, signor sindaco, siete generosi nella vita. Aspetta, sì, quanto vorrà pagare una bustola, Iotto? Se compro 8 di redstone, 5 massimo. 5 è una bustola? Ok. Io è un pochissimo, quanto costerà una bustola? Che ne so, dipende come 5, si costruisce. No. È un prezzo ma non richiede niente, richiede la maggior parte redstone è 4 pepite di ferro, quindi sarà 5, sì. 5 ci sta, ok, ci sta, ci sta. Abbordato. Okay. Arrivo, vado a prendere i soldi. Tieni. Prendi i soldi. Otto. Signor Iotto, mi fa un binocolo? Binocolo? Sì, dopo io vengo a farglielo. Grazie, grazie. Quanto costa? Ah, poi vedo, aspetta. Mi dia, così almeno vado già a prenderlo. Ah, penso serve l'ametista. Ah, 10. Ce l'ho io l'ametista, no. Se vuoi. Appunto, dammi anche tu, dai, l'ametista, se te vado a prenderla. Vado a prenderla, dai. Signor sindaco, posso pagarlo con i soldi dello Stato? Per cosa? Il binocolo. Serve per scrutare l'orizzonte. No, no, vabbè, prendilo con i soldi del comune, sì. Tanto mo vendiamo i materiali a loro, quindi. Posto. È uscita da casa? Andiamo, andiamo. Sopra, sopra. Come pirati.
Ma come io? No! Ho cambiato skill di proposito per non assomigliarci. Sa che Martina non può più aprire le porte, dato che ha cambiato nome. Appunto, ieri c'è la prova di assomigliarci. Ma io ora la vedo come una lucerta. Tara tara ta ta. Ciao. Guardate, che tirata figo che sei. Capri mi serve in modo molesto. Venite ragazzi, la bussola di qua. Richiedi i lingotti. Oh. Oh, ecco. Oh. Vieni qua l'ametista, via. E devi dare prima di tutto 8 della resta. Eh sì, tenga. Esci. Ma che entrate senza permesso? Entra tu. Oggi entra. Allora, tenga. Ok. Per l'ametista ti do uno stack per 10 di rame. Vabbè, dai, diciamo, non so. Anzi, tieni le 10 di rame, che paghiamo il binocolo del tipo. Quindi okay. Prendi solo l'ametista e basta. Faccio il binocolo. Puoi entrare. Entra. Un attimo, che te lo faccio, ok. Io vado a posare i soldi. Aspetta. Un attimo, facciamo così. Signor Doge, perché? Dimmi. Signor Doge. Dimmi. Perché codesto signore al mio nome? È una storia lunga. Ok. Spero che produca molto miele. Oh, l'hai capito. Okay. Io per dirti buonanotte che andavi a dormire. A lei? Ho chiamato qualcosa a nottature. Solo che non c'è il pagliaccione di Carlo, è sparito. Oran, vai, dimmi. Ti posso prendere la mappa? Quale mappa? La mappa che c'è al comune, così faccio le altre zone. Ok, aspetta. No, ho sbagliato, raga, mi sta danzando una puttana. Ok, va bene. Aia. Vale, puoi leggere la chat? Cosa? No, sono fatto male. E le mappe per continuare. Non ho capito. Ma dove sono tutti? Ho tippato Scogna dove stamattina. Non c'è nessuno al comune. Salve. Abbastanza bene. Ma come una nuova pirata, io cambio lo skin di proposito. E qui non me la bella sull'occhio. Sempre un pirata resta. Signor De Dodo, buonasera, un attimo, aspetta. Un attimo solo che abbiamo un po' da fare. Allora, per le tasse, aspetti un attimo. Ne posso fare 75 e me ne vado, ok? Dammi sti 75, battene a fare in culo. Okay. E via, poi vieni un attimo al tuo negozio. Al mio. Quando è finito qua. Allora è rimasto bloccato perché ha il vecchio lì. Sì, lo so, un attimo, due secondi per favore. Oh bravi, compratemi alghe. Okay. Ti ho comprato un sacco di alghe, considera. Cosa dovevamo fare? La mappa giusto. Oh, attenzione, dove c'è? Qua te la puoi prendere. Tutto posso? Qui. Sì, prendere. Allora, un attimo, subito torno. Col binocolo. Non fa la pirata.
non posso fare la pirata. Guarda, ho fatto del sacco di ai ai ai. Vorrei farvela vedere la fine, perché credo che non fa, non posso. Tra il passo in forte. Non posso leggere chat di Marco adesso. Ciao. Che bei occhi che hai. Hai messo le lentine? Questa qua. Hai messo le lentine? Ho questa skin. Hai messo le lentine? Ha messo le lentine? Oh, ma chi è? Aspetta. Sì? Ho già detto che ho fatto due sacchi di rame, non mi cagato. Ti ho detto, oh, grazie Nadia, bravo. Ah. Ora devo rifare l'altra perché mi hanno svuotato lo shop di rame. Davvero? Sì, era tutto più minchia. Grazie per il follow e ti sfido a ruttare il live. Ma io lo faccio normalmente. Ma perché io ho sempre voluto fare, ma adesso ci sono le figure sono cattive e io non posso fare. Per sé è più carino. Allora, ho finito queste cose. Devo andare un attimo a controllare. Finito, aspetta la spada. Ma non c'è costruttore. Dovrei chiedere un costruttore. Spada. Non sono qua, ecco. Ah, no, la c'avevo qui. 32. Giuro, capo. Io buongiorno. Allora, tu fai... Dici, non me lo fai più. Allora. Capo, stavo comprando libri illegalmente. Allora, libri illegalmente. Allora, no, io vorrei fare... Troppo, sto strunze costano troppo. Ma chi è? 10. Gianno, dopo ne parliamo che devo un attimo andare. Ma costano 10 perché la pella costa 2. Se ne servono 2 sono 6. No, troppo, ma 5 libri, 50. Ah, parli tu che vendi il ferro come se fosse diamante. Io non vendo niente. A dopo. Ciao, capo. Ciao, dove è andato, capo? Non sono andato a farsi un seguito. Guarda. Oh, io volevo vedere i mattoni invece perché vorrei fare il camino sulla mia azienda, sai? Tipo come l'ho fatti Fabbro, è carina. Il camino, se vuoi, c'ho i focolari. C'è tipo uno stack di focolari. Quanti cazzo ne vado? No, era a casa di Martina. Ah, ok. Quanto li vendi l'uno? Vabbè, li regalo. Vabbè, dai, dammene 4. Allora, grazie, allora, non dimenticarti di me. No, allora me li faccio 4 e me li faccio pagare. E quanto te li fai pagare? Almeno dimmi il prezzo. Dai, 5 lui. Va bene. 20, quindi ti devo dare. Se vieni devi dare. Andiamo da. Non so se è quella che avvale. Ciao Panzer. Ciao Sdrubale. Sdrubale, ma si può fare il portale quindi? Se no non posso. Portale, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo romperlo e rimetterlo no, stava no, prima. No. Ma perché se lo fanno in una zona diversa lo porta molto lontano. Cioè è proprio per necessità. No, vieni qua. Importante. E se vuole possiamo farlo vicino per, cioè, dalla periferia al portale, cioè almeno un po' più distante. Ma distruggerlo. Aiuto, aiuto. Ma non serve. No, liberare. No, non lo devi distruggere, devi fare un altro. Non serve distruggere. Ah, ok, fallo un altro. Vabbè, ok, da me. E ce l'abbiamo. Sì. Ce l'ho io. Ce l'ha, sì. A però ci dà il permesso. Sì, mi dà il permesso, basta che non lo fate all'aperto, gentilmente. Va bene, ci pensiamo noi, arrivederci. Ma li prendo gratis, si sarà di me. Non fate i portali vicini del Nether? Sì, sì, tranquillo. Infatti lo fanno lontano. Neccia sto binocchio. Boh, forse non ha letto il messaggio su Discord che apriamo alle 8 e mezza e verrà alle 9. No, è vero, sono adesso le 9. Tra un minuto sono le 9. Sì, infatti è già entrato su Discord. 2-3 minuti.
Fammi leggere, Marco. Cosa spada? Io da ieri che fa di là. È stato bellissimo, però quello che è successo oggi me lo ricorderò per sempre. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Già non c'è proprio nessuno. Fino al tempo della live. Ah, vabbè, perché ora sono le 9. Adesso devo fare un casino di cose, tipo ballare la Just Dance, il segno da mano. Non in periferia, che è vicino. Ora ci parlo, aspetta. Signor sindaco, in cui presente gli otto vorrebbe fondare una tua religione. Cosa? Fondare una mia religione. Ok. Va bene, dobbiamo mettere un attimo in lista, perché anche i pirati devono fare delle leggi sulla loro religione. Un attimo solo. Va bene. Come ti chiami? Buongiorno. Smelo, come si chiama la tua religione? Irkarana. Sì, aspetta, scrivo il chat. Sì, scrivi. Ciao, comunque. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, signore. Ok, poi per i bonus eccetera ne parliamo, va bene? Sì, sì, farlo sì. Per va forza... bene, va bene. Okay. Intanto allora, sei il primo fedele della tua fede. Ciao, buonasera, signore. Va bene. No, sa anche il mio collega Christian. Ah, anche il suo collega? Sì. E allora aspetta, dove cazzo è? Allora, come va? Tutto bene, devo ricapitolare un attimo quello che dobbiamo fare. Ciao Glorious. Ah, ok, sì, venga con me. Intanto portasi i soldi per pagare le tasse, che così le paghi. Sì, pure. Sì, ce li ho, ce li ho sempre in inventario. Comunque venerdì non abbiamo startato, pensavo che avessi letto il messaggio su Discord. Perché non l'ho letto, e l'ho letto in live e ho detto vabbè, ok, facciamo qualcos'altro. Ah, ok. Vabbè, tanto da domani poi ritornano, da settimana prossima ritorno perché mi sono dimesso e cambio lavoro, quindi non ci sono più problemi. Perfetto. Allora, mi paga le tasse intanto, che lo scrivo anche sul libro. Allora, 25. 24 di esperienza. Sì. Ok. Perfetto. Ah, le ho lanciate là. Sì, sì, va bene. Allora, perfetto. Parliamo un attimo delle strutture, i finanziamenti per... abbiamo parlato l'altra volta, se ti ricordi, del porto nella nuova città e del primo mercato, giusto? Sì. Ok, io vorrei fare una cosa molto più intelligente per i costruttori, che secondo me è una cosa funzionante. Io direi di pagare a sessione il lavoro, ok? Quindi lei fa una manodopera a sessione di quanto vuole. Ok. Quanto vuole a sessione per manodopera? Quindi ogni volta che entro, allora vediamo. Faccia lei un prezzo. Fai conto che lei paga 25 di tassa. Quindi. Esatto, direi che un quarto, cioè 100, penso. Minchia, se sei costosa, signorina. Ah, forse. Però aspetta, hai ragione, è un po' casino perché poi non sai quante strutture fai al giorno. Vabbè, facciamo una cosa: lei mi dica il prezzo standard della struttura. Tipo, il mercato è un 5x5, quindi una cosa proprio tranquilla. È tipo 1, allora 2, 3, il mercato. 4, il mercato costerà 10 probabilmente, anche meno. Quello perché tanto ci metti, che ci metti? Mezz'oretta? No, allora aspetta, ho fatto pagare 10 all'apicoltore, quindi 10 ci sta bene. Ma lo fai? No, va bene, 10 mi sembra poco. Facciamo 20, dai, almeno. I materiali te li pago io, ovviamente, se li hanno. Ok, perfetto. Ok, andiamo un attimo. Ma per un 5x5 faccio pagare poco, di solito, però. Vabbè, perché ci metti poco, no? Certo. Ok, allora facciamo una cosa. Intanto... intanto le prendo un baule... Lo pago io, dalla mia attività. Ci serve del legno. Quanto legno serve, più o meno? Per un 5x5... Ma io, in teoria, un po' di legno ce l'ho. Ce l'ha ancora? Salve. Vediamo. Oddio, quanta gente si scrive. Si deve Ma invece... Aspetta. Non mi sente più. No, no, ti sento. Stavo dicendo. Ok. Allora. Direi.
che mi va bene 20. Ce l'hai il materiale, no? Quindi? Ancora materiale o hai bisogno? Hai già materiale o bisogno di comprare? No, ne ho ancora po', ne ho bisogno perché ce n'è poco. Ok, allora bene, andiamo un attimo a comprare materiale. Andiamo, dai, andiamo. Il porto è finito? Il porto sì, è finito. È venuto benissimo. Sì. Il porto non c'era ieri. C'era... Allora, facciamo sempre allora, scuro su tronco di abete? Ma io starei un pochino più sul sull'oak, sulla quercia. Quindi quercia normale? Sì. Ok, ho preso. Allora, intanto ti do il legno. Ti do i soldi della paga del lavoro. E ora ti do anche il trasporto, che non puoi andare da solo, che i pirati sono pericolosi. Esatto. Aspetta un attimo. Chi è? Io. Ciao, Bebiale. Buongiorno. Hai fatto la mappa o ancora niente? No, no, no. Ok, vai, fai con calma, tranquillo. Ma che sta succedendo qui? Ho paura. Dov'è il signorino? Sono al comune. Aia. Okay. Allora. Adesso sì, beh, finiamo salve, un attimo Ale. I nostri lavori. Oh, Ale, vengi un attimo con me, gentilmente. Mi segua perché tesoriere non so dove sia. Tesoriere. Allora. Bellissimo. Intanto salutiamo un po' di gente. Allora, quindi ciao Glorious. Ciao Bastoncino. Ciao Mattia Zarini. Ciao Rapparlando. Allora ragazzi, siete entrati un sacco. Ah, vieni qua un attimo signorina, le compro un attimo la cassa che ci serve. Perfetto. Aspetta che forse. Ok, ecco qui, dove sei? Sono qua. Ok, lei ha tutto. Adesso l'aiuto. Grazie. Un attimo. Mi dà il trasporto. Venga, venga. Salve tesoriere. Tesoriere, lui è un nuovo cittadino. Si chiama Ale. Buonasera. Stavo conoscendo. Ok, perfetto. C'è un'altra nuova cittadina. Eccola qui, signora Stella. Signorina Stella. No. Allora ragazzi, gentilmente vi chiedo di seguire assolutamente il nostro tesoriere che vi spiega tutto. E Turi, tu sei un marinaio, giusto? E quindi che vuoi? E quindi devi venire. Porta rispetto, coglione. Andiamo. Mi segue. Allora, Vengi deve accompagnare la signorina sull'isola per fare la struttura e proteggerla. Quindi lei è un marinaio adesso, deve lavorare come marinaio. Aspetti, l'altra città? Sì. Sì. Ok, perfetto. Non so dove si trova, ma mi proverò a dire. È tutto dritto, in teoria. È tutto dritto. Ah, ok. Devi andare... Sono strada meglio di lei. Ok. Mi fa piacere. Non sono mai andato... Ah, sì, ho capito. Niente, dove siamo andati l'ultima volta? Sì, mi ricordo. Ok, accompagni la signorina, fa la struttura e poi ritornate, va bene? Vengi con me, vengi. Vai, vai, segui lei, la signorina. Ok. Io vado su. Ciao, signorina. Vediamo. Sa che non si è connessa ancora. Ah, eccola qui. Signorina, se lei non si connette alla stanza Minecraft e va in pubblico, è normale che non ci sia. Mi sono dimenticato, scusa. Vengi, non ti preoccupare. Tonta, scusami. Vengi, ci segue. Aspetta. Oddio mio. Arrivo. Ok, di qua, vengi. Ho capito. Allora, andiamo di qua. Vuole? Sì, ho capito. Buonasera, eccola qua, questa è un'altra signorina che deve fare. Adesso c'è il signore, signorino Ale. Salve. Aspetti che si registra lui e poi fa anche te, ti fa, spiega tutto lui, va bene? Anzi, io sono qui, vi aiuto. Quindi lei vuole fare il minatore. Aggiungiamo il minatore come licenza. Poi, allora, lei potrebbe comprare una... devi comprare sicuramente l'attività per il minatore. Oppure se lavori, lui voleva lavorare per, voleva chiedere se pizza, voleva assumere qualcuno. Ah, ok, allora per quello per iniziare. Pizza.
Per quello poi deve parlare con Pizza perché deve stendere un contratto di lavoro con il signor Pizza. Però intanto... ah beh, ma allora anche la cava teoricamente glielo può dare il signor Pizza. Sì, sì, tutto, per questo dicevo, magari. Va bene, e allora, allora niente, per il momento mi dia i 5 per la licenza da minatore e poi va a parlare con Pizza per il contratto. Cioè. Okay. Con lei abbiamo già fatto. Grazie. Ah, vuole una casa? Vuole un terreno per la casa? Adesso non so se mi serve, cosa devo, non so cosa devo fare, quindi... E allora in caso andrà a vivere da qualcuno. Okay. Vabbè. In caso ritorni. Va bene. Queste cose con calma, queste cose con calma. Sì, sì, sì. Dove vai, signorina? Va allora, okay. Aspetti che devo mettere il cappello per quello. No, mi si è chiuso il gioco, non lo faccio più. Vabbè, ecco, è andato. Adesso abbiamo posto per lei. Mi metta sotto il pavimento. Allora, ah, le aspetti, la porto io dal signor Pizza. Ah, ok, grazie. Se no si perde allora, nel villaggio. Dunque, apriamo i documenti anche. Anzi, in realtà tutte e due venite come vi faccio fare un tour, così vi spiego un po' la città, va bene? Arrivo. Ok, che bello. Va bene. Che bella la skin. Solo che la mia non la vedete perché è craccato. Sì che la vediamo. Ah, sei una biondina con la patatina fuori. Ah, pensavo che non si vedesse perché ha quello originale. Sì, io, sì, sì, io, sì, io, sì. Io quello che ho visto, dico. Cioè, signor sindaco, lei è pure sposato. Io. E la sua signorina è qua. Ma salve. Mi? E tuo marito ha detto cose sconce. No, è vero. Anche Gabriele tutto il giorno mi guarda da lontano e mi molesta. Ecco, guardi. Allora, lei cosa vorrebbe fare di lavoro? Io? Sì. La strega. La strega. Ma gli hai dato i saldini? Sì, adesso glieli do un attimo. Già, bene. Ah, la strega. Interessante. Uno è minatore, uno è una strega. Scriviamo sul foglio. Strega, se ne sanno poco, allora mi dedico a quello minatore, che so fare. Aspetta che tra l'altro, per la strega, essendo la prima... Essendo, c'è ancora quella agevolazione? Sì, sì, c'è quella agevolazione. Essendo la prima che fa la strega, lei aprirà l'attività senza pagare. Voglio l'onore. Mi pare che era un 5x5, non credo. Mi sembra che fosse 5x5, sì. Okay. Prima che qualcuno che compra i miei cassi palla. Quindi io le faccio un secondo. Proprietà più attività. Io devo comprare anche i funghi, quindi, perché alcune pozioni richiedono i funghi. Dove cazzo si? Sì, ok. Volete Pizza un po' coglione? Sennò perdiamo un po' di tempo. Allora Pizza, lui è il nuovo minatore. Voleva però lavorare per qualcuno inizialmente. Ti serve una mano? O una compagnia comunque? Allora, sinceramente no. Come no? No, ormai non scavo quasi più. Come non scavi più? Quasi più. Perché? No, perché sto a fare sempre altro. No, perché a me. Appunto, lui lavora per te, scava lui. E ti prende lì i materiali, sei proprio scemo due volte. Ma no, e può chiedere a cargo e a compagnia, che non lo so. Lei è volgare come persona. E dove devo andare? Vabbè, allora ti conviene aprirti proprio la tua attività e fai da solo. Allora va bene, allora, andiamo. Allora ora aspetta. Dimmi. Ma appena Pizza torna a casa te la do. Ha fatto male i conti. Pizza sei un coglione poi. No, non è che c'avevo dammi 10 blocchi. 3, 4. Quanti? 10. 10, 4 ho detto. Scusate, io non ho iniziato. Ma te tiri 12 avanti. Facci fare il conto, però, vieni in secondo. Vabbè, tieni. Vabbè, facciamo così, dai, che noi dobbiamo fare. Vai. Fanculo, grazie. No. Fanculo tu. Ma che devo fare? Aspetta, ora ritorniamo lì. No, niente, un attimo solo che c'è stato. Sì, adesso le devo dare i soldi. Anche perché mi deve pagare i 5 di licenza. Vabbè, prendo direttamente. Allora, anche più dunque, povera, siamo messi bene. Le do i 30, da cui tolgo direttamente i 5. Ma lei ha aperto l'attività 5x5, giusto? Che ha il diritto? Sì, sì. Ok. E lui vorrebbe invece, Ale vuole già aprire una sua attività personale. Ecco qua. Preferisce. Ah, ok.
Allora, dunque, aspetti, devo cambiare. E ha dato i cartelli? Ah, li do io? Sì, Lea. Anche vabbè. Allora, lei invece vuole fare quindi l'attività. Quanto la vuole fare grande? Vabbè, quello Io. base che non ce la fa con i Ah, soldi, sennò. ecco. Giusto, ha ragione. Anche lei, signor sì. No, però in realtà al 5x5 può fare anche. La Un miniera gli 6x6. serve. No, gli serve la miniera perché Ah, poi deve giusto, aprire la l'attività miniera, dopo. hai ragione. Essendo il minatore che può, ha la possibilità di scavare Terra meno rame. più miniera 5x5. Sì. Ora gli spiego poi tutto io questo. Prendo i suoi cartelli. Quindi su questo deve pagare 5, 10, 20. E devi dare 20. A Gabri? Sì. E rimaniamo con 5. Perfetto. Però teoricamente lui non può ancora vendere. No, non può vendere, però il minatore può prendere il rame rispetto agli Sì, ah altri. beh, sì, è vero, quello sì. Yeah! Mi serve un piccone. Un Guarda, sei piccone. fortunato che c'è un piccone che non mi serve. Io le posso dare un pezzo di sabbia. E invece come faccio ad aiutare la strega che ha bisogno di qualcosa Allora, per aspetta, prima lei si... fare le Venite con me, missioni? ragazzi. Avete tutte e due hanno preso l'attività, giusto? Sì, ho Tutte e preso due i tutte e quattro. cartelli, venite, Stella, anche tu. Allora, Irina tanto può la andare, può prima andare. streghetta. Andiamo a seguire, seguiamolo. Oh, ciao Iotto, finalmente c'è la strega, quindi le pozioni si fanno. Da chi è la strega? Ecco qui davanti. Presente. Ah, salve, lei. Allora, No, Jess, scusa, ma io volevo aprire solo Villager, non me lo faceva aprire. ok, sono. Aspetta, fammi Ok. portare in giro i bambini. Vai da Gabri. Qualsiasi cosa. Allora, venite, signorini. Signorina, Gabri. signore. Allora, Un attimo, ragazzi, vi fai spiego venire qua. tutto. Il tour insieme. Allora, vi spiego velocemente. Di qua è la parte più facile da capire. Allora, questa è intanto la prigione qui sopra. Quindi se fate i Ok, cattivi e i figo. bonelli venite messi lì dentro. Questa è la Oppure stazione di polizia. Ecco, avete strane tendenze, ci finite lì sopra. bravi. Questa è la stazione di polizia. Questo invece è il fabbro. Quindi se vi servono attrezzature, eccetera, potete chiedere a lui. Tipo tu, minatore, se ti servono attrezzi, basta che li compri da loro. Ora sono Attenzione. al comune, sono andati, sono i due fratelli Sì, non arabi. sono mai al lavoro questi due. Poi, Ah, di qua devi invece, guarda, scusare. questo invece è il porto militare. Qui ci lavora il nostro ammiraglio e ci sono i marinai. Adesso un marinaio, infatti, ha portato una persona a costruire il suo nuovo villaggio. E poi il nuovo villaggio pian piano lo vedrete. Potete anche decidere di andare già a vivere nel nuovo villaggio. Però attualmente non ci sono abitanti, perché è solo zona industriale, Io eccetera. ovviamente abiterò nella principale, visto che sarà la strega. Ma infatti secondo me ti piacerebbe abitare lì perché il nuovo villaggio si chiama Blackwater e si trova nella palude. Mi piace. Ma ci puoi pensare. Destrega quella di Hansel Anche per il e Gretel. minatore, in realtà lì c'è una montagna, ci sono un sacco di zone miniere secondo me importa che si possono scavare perché qui hanno scavato tantissimo, quindi non so se sarà facile cercare materiali. Poi intanto venite. Venite, venite. Questa è casa del sindaco che sono io. È il cesso, la devono cambiare, scusatemi. Questo lì invece è l'attività del falegname che è sempre mia. Quindi se deve servono letti, librerie, casse potete comprarle lì. Questa invece è del Nether, il mercante del Nether, che il nostro tesoriere ha aperto anche lui un'attività. Se avete bisogno, qui potete comprare materiali esotici del Nether. E i villager potete comprare. Anche voi avete diritto ad avere un villager, poi vi spiego questo anche. Ed è Intanto tipo quello venite. shop automatico che vi vende la roba e vi consegna la Quello vabbè, la pesce pescheria, e se vi serve pesce e cibo, pescheria c'è lì. Qui della pescatrice. invece già andiamo, queste sono alcune case, questa è una casa, questa invece appartiene sempre al signor Jean Pizza e vende, questo è l'Enchanter. Aspetta, fermo, abbiamo Ah, perso ok. la... Questa invece è l'Enchanter, qui potete usare, farvi incantare le cose. Questo è il macellaio, se avete bisogno anche qui cibo troverete, pelli, eccetera. Questi infatti sono i suoi animali. Qui ovviamente qua sono tutte case, ragazzi. Oh no, sta piovendo. Scusate, ma mi dà fastidio la pioggia. Poi di qua, Ma vabbè, sono come? altre. Questa è un'altra casa. E qui andiamo a vedere qua un'altra attività. Questo è il contadino, se vi serve patate, eccetera, anche lui ha del cibo. Potete comprare cibo anche qui, se vi serve. E Ok. poi, Ciao.
Salve. Salve Bebiale. Questa invece vabbè, è una casa, quindi questa è la casa del tesoriere. È la mia casa, signor Steve. Vabbè, rip. Questa è un'altra attività, si chiama Emporio del Benessere. Qui troverete tutto quello, un po' di tutto qui. Poi, questa invece è l'attività del minatore. Questa è l'attività del minatore. Se venite qua, si può aprire, non lo sapevo. Vede? Qui c'è il minatore. L'attività del minatore. Ok, 30 per un diamante, va bene. Andrò a trovare i diamanti. Ok, poi c'è di qua. Vabbè, hanno messo un po' i prezzi a caso. In realtà puoi decidere tu i prezzi delle tue cose. Qui invece è il negozio del cacciatore. Questo è un negozio in fase di costruzione. E qui invece c'è la cartoleria. Qui troverete libri, eccetera, eccetera, eccetera. Vetro, libri e coloranti. E qui le pozioni puoi trovare, signorina. A te che ti servono le bottiglie? Sai dove comprarle. Ok. Dove posso andare? Madonna, cioè, io ho i cartelli per fare... Diciamo, ora vi spiego, ora vi spiego. Vi spiego Madonna, tutto. Quanto costa il vetro? Sì, costa un pochino attualmente. No, ho sbagliato. Io non lo posso andare a farmare. No. Ok, vedete. Teoricamente... Sbagliato. Ok, allora, venite. Teoricamente no, ma se no, si fa scamare, può farlo. No, 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 eviterei già di finire in carcere, mi è passata una volta, sono allora, poi faccio dell'ultima cosa e abbiamo finito, ragazze. No, mi è passata una volta a finire in carcere in gioco, grazie. Qui invece, quest'altro tour che facciamo, qui andiamo nella zona periferia. La periferia ci sono la maggior parte di attività come minatori, allevatori, perché essendo lì zona... dove ci sono case eccetera, quasi nessuno ha costruito attività lì vicino. Cioè lì hanno costruito più negozi, e invece per esempio per le attività come contadini, attività come contadini, attività come minatori, sono tutte qua esterne, vi faccio vedere. Salve lei. Quindi... Aspetta, mi sono perso il tempo. Non vi perdete, non vi perdete. Che belli i ciliegi. No, meglio dire i ciliegi, ha dato problemi. Ma bellissimi! Sì, vai su Genshin in zona in Azuma. È piena. Ecco qui, qua invece troverete le attività esterne. Qui sono il contadino, questa è la casa di Boscaiolo e il contadino. Loro qui hanno i loro lavori, vedete qui ci sono gli alberi ciliegi, vari tipi di alberi. Perché qua ci sono le attività delle persone, insomma. Anche qui c'è l'attività del minatore, infatti. Uscite, il ragazzi. Problema della camminata è sta finendo il cibo, perfetto. Ah bene, tranquillo, giusto. Poi te la diamo un po'. Venga. Allora, intanto ragazzi, come funziona con i cartelli? Voi dovete scegliervi un ruolo adeguato, cioè un posto adeguato per la vostra attività. Tu che sei minatore ti conviene più esterno possibile al villaggio. Lei che è strega è più possibile. E invece a lei è meglio al centro città. Quindi andiamo un attimo... Posto... Allora, se vuoi, Ale, ti dico, di qua i minatori scavano tantissimo. Dall'altro lato, invece, dove sta il fabbro, non hanno mai scavato. Quindi ti porto di là, venite con me tutti quanti. Ok. Così vi porto... Posso di fare il giro lungo? Tagliamo un attimo la strada da qui. Anche perché ti conviene avere un fabbro vicino, che gli puoi vendere tutto subito. Ah, ok. Vale, da quant'è per il piano? Boh, da un mese e qualcosa. Un mese? Cosa? Un paio di mesi, no, siamo a ottobre, due mesi. Due mesi. Oh no! No, non morite, ragazzi. Che è caduto? Gabri. Lo salvo io. Andiamo. È il partito è finito male. Non mi sono fatto niente. Allora. È quando fai il parkour finito male. Esatto. Allora, signorina, dove la sento? Mi scavo qualcosa sotto così cado giù. Signorina, lei decide dove fare. Guarda, le faccio vedere un esempio. Venga qui. Dove state andando? Era preso vedere cos'era. Era da un po' che gli passava. Venga qua, venga. Ragazzi. Venga. Di là. Allora, ciao signorina, sei tornata? Com'è andata? Sì. Ho finito. Perfetto, un attimo solo che... Oh, dove cazzo è andata? Qui si logga. Dove state andando? No, non l'ho trovato. Mi volevo ingabbiare da sola. Allora, qui... Salve, buongiorno. Buongiorno. Vedete lei, la signorina, anche lei è abbastanza nuova, la signorina costruttrice. Se vedete, non c'è un negozio fisico, ma l'attività attiva.
Ok? Quindi vuol dire che voi potete mettere cartelle e potete già lavorare, avete diritto. Soltanto poi, dopo, quando avete un po' di soldi, vi fate costruire l'edificio, perché ovviamente volete il villager che sta dentro a fare mia, che vende per voi. A fare cosa, scusa? Perfetto. Mia. Allora, lei, signora Stella, si scelga un 5x5 dove vuole. 5x5 è questo, come vedi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, devi farlo una cosa simile, devi fare semplicemente 5 e 5. Vedi? Domani sono un po' occupata. Lei cerca dove farsela. Le posso dare un Quando ti consiglio? piace a posto, se Le vuoi. posso dare un consiglio? Lo può fare o dove sono tutti i negozi lì, o anche qui che è comunque una zona viva, per esempio là, qua vicino, oppure anche dall'altro lato dove sta il fabbro. Scelga lei. Intanto, signor minatore, venga con me che le faccio vedere dove dicevo. L'ho trovato. Ok, io vado. Allora, Ma ci stiamo mettendo impegno. ok. Ci sono, ci sono. Allora, signorino, lei e lui, scusami. Vabbè, sì, lei, ho detto bene. Lei può aprire farsi. Io le consiglio da qui in poi. Cioè, scelga lei la zona. Ha tutta questa zona. Dove vuole può aprirsi la miniera. Tanto la miniera deve essere esterna alla città. È che non so dove ancora. Quindi vada alla ricerca dove mettere quattro cartelli. Dove lei preferisce, dove pensa sia una buona miniera. Eh L'altro basta che non si perde poi. sì, non ti perdere, mi raccomando. Ah, ok. Allora, la signorina invece dove è andata? Non lo so, vi ho persa. Vi ho perso tutti quanti. È tornato al villaggio. Aia. Dov'è la signorina Ciubecca? Tesoriere, dov'è Ciubecca? L'avevo visto lì nell'angolino dove c'era la sua attività. Eccola La mia? Ok. lì. Non la vedo. Ma le api stanno prendendo fuoco? È normale che c'è il fuoco nelle api? Vale. Sì, è normale. Perché prendono fuoco? Era lì. Ah, ciao Ciubecca. Allora. È un po' cieco, signor Sindaco. Sì, lo so, l'ho notato. Allora, signora Ciubecca, noi abbiamo fatto il mercato, giusto? Sì. Ok, adesso a noi serve un altro porto nell'altra città. Quindi, Ok. quanto potrebbe costarmi? E intanto l'accompagno anche io per dare un'occhiata. Ho finito i lavori. Allora, deve essere sicuramente più piccolo di questo. Scusami, non ho Guarda dov'è sentito. Stella. Non lo so. Deve essere grande come quello o più piccolo? Ma deve essere sinceramente. Boh, come preferisci tu. Cioè, nel senso, deve essere un porto decente. Ok, quello lì non mi ricordo quanto l'aveva pagato. Tesoro, ma quando ci faremo fare la nostra casa, stile giapponese? Oh, vale. Figurati. Cosa? Quando ci faremo fare la nostra casa, Ma quello è stile più importante un attimo. O finire la città. giapponese? No. Boh, Ciubecca, mi devi dire lei quanto tempo ci vuole a fare un porto. Un porto, quanto tempo ci dai Potrebbe volerci questa la prossima volta. Io lei? direi che lo faccio. Mi paga dopo. Così capisco più o meno quanto ci Ok, mette. va bene. Fa sì, hai ragione anche. Quindi ti servono solo i materiali, immagino, da comprare per ora. Esatto. Allora, io non so lei che materiali ha. Io intanto prendo due stack di rame e andiamo a comprare i materiali. Oh, il Ciao, Doge! ciao, buongiorno. Doge, buonasera. Sono Buonasera, mi dica. venuto a pagare le tasse. Ah, aspetta un attimo, aspetta. E questo è il compito del nostro tesoriere, Poi un'altra C'è il cosa, tesoriere Doge. apposta. Sì, vedrai. Un'altra cosa, Doge, ma io Mi volevo dica. un uovo per il villager, per la mia attività. Ah, certo, quello se mi dai 5 minuti vengo poi da te. Finisco con la signorina che stiamo costruendo la nuova città. Va bene, va bene, Lei intanto aspetta qua che arriva il signor. Ecco, va bene. sta arrivando il tesoriere, sta proprio qui. Venghino, venghino.
Tesoriere, tesoriere. Ah, ecco. C'è una persona sopra che deve pagare le tasse, aspetta te. Arrivo. Dai, signorina, vengi con me. Allora, diciamo, se è una struttura simile, immagino che sarebbe vetro, poi? E legno, giusto? Vetro. Per il porto cosa ti serve? Vetro, legno? Non mi ricordo. Aspetta, mi faccio andare un attimo a vedere cosa... Allora, se vuole fare una cosa... Sì, sì, vengo con te. No, è per capire un secondo come lo gestisco. Allora, pietra, non è... Sì, vabbè, qua ho messo un po' di vetro. Sì, un po' di vetro ci sta. Non so bene come lo farò, però vedremo. Vabbè, quindi ti compro vetro, pietra. Il legno sicuramente, perché ho un po' di legno di oak, però un po' la... anche... Vabbè, facciamo un po' shopping, dai. Compriamo un po' tutto, così almeno hai un po' di materiali. Così hai un po' di materiali in generale, sì. Così almeno ho una base e mi serve anche per le altre costruzioni. Va bene, vengi, vengi. Andiamo a fare un po' di shopping. Qualcosa riguardo no, sta cosa? No, io voglio pagare di più. Ho sentito Carbo, dove cazzo è? Sì, io ho fatto pagare già le tasse. Eh no, mi serve Carbo. Qui in tesoro io. Ah, eccolo, eccolo. Carbo. Carbo. Dimmi tutto. Quanto lo pago uno stack di pietra? Pietra del Doge qua. Di pietra. Sì. Pietrisco, tu sei il... No, tu sei il fabbro, giusto? No, lo devi chiedere a Salaz, sì. Hai ragione. No, Salaz, c'è una sala. No, sai, io... Fesco. Quale legno devo comprare? L'abete. L'abete, ok. Quanto, uno stack o due? Due. Ok. Se no la trovi su Buff, c'è il negozio Buff per la pietra, eh. C'è già... apri Fizzole, dice? Dov'è apri Fizzole? Apri Fizzole, hai della pietra tu qui. Oggi come sta? No, però è una buona idea quella da vendere in effetti. Eh no, più che altro non ci sono, i minatori. Vediamo se è qui. No, no, però posso comprarla. Ho sentito la campana. Oh. Verso ah, eccola qui la pietra, l'ho trovata. Boh, ho comprato, facciamo 60, va bene? Va bene, va bene. Andiamo, e grazie Carbo per l'aiuto. Non c'è. Mi dica. Il mercatino, quando apre il mercatino? Non lo so, devi... Signori, cibo in grassa offerta, ve lo dico. Cosa sei tipo quello abusivo e vende un po' tutto? Senti, qua abusivo con quell'accento non starei troppo a parlare, io lo dico. Dov'è io... il suo backup? Sto qua. Ah? Tra... Cosa ci manca? Abbiamo... Ah, il vetro. È il vetro di qua sempre, dobbiamo andare. Sì. Eravamo già lì. Sì, sono un coglione. Un po'. Io sono contento che sta andando bene. Allora, quanto, andiamo quanto qui. Papà che... Ma perché okay. Va a prenderlo qua? Qua costa di più, eh? No, 20 costa. Guarda, sto scherzando. Come costa di più? Costa meno. Sto scherzando. Sì, qua grandi sconti. Grandi sconti di Natale qua. Ma è un campione, adesso vado a prenderla. È Black Friday, che mamma mia. Sì, sì, costa di più. Di qua. Di là costa meno. Di là costa meno? Minchia, la polvere d'ossa ottima. Come costa meno? Io dovrei avere il prezzo più competitivo. Come fai a dire che costa meno? Cosa, il vetro? Ah no, il vetro, no, io dico... noi stiamo parlando del vetro. Ah, hai bisogno di vetro? Aspetta, c'ho no, già abbiamo comprato, signorina. Ma lei vende un po' di tutto, signor Felipe. Sì, sai, io cerco di prendere un po' tutti i target. Ma che cos'è lei? Cosa fa di lavoro, mi scusi? Compro vetro, esploro. In realtà sono cacciatore di natura, però poi sono diventato un merda. Allora, signorina, venga qua, te do tutta la roba.
Ecco qua, penso abbiamo fatto tutto, no? Sì, in teoria sì. Andate che sta pescando qui, è bellissimo. Perché? Qui ci sono più salmoni. Ciao Blaze. Salve. Blaze, lei che lavoro fa? Io minatore e marinaio al momento. Ok. Ah, stai facendo qualcosa da minatore? Sto scavando. Hai urgenza di scavare? Nel boh, più o meno. Perché? Dipende, più che altro. Serve un marinaio perché dobbiamo un attimo andare a un nuovo villaggio e servono marinai. Va bene, vengo, Ok, vengo, non c'è bene. problema. Aspetti, mi vado a prendere anche un po' di Chi è là? armatura Anche che mi Aprifrizzo mancano lei è marinaio, giusto? pezzetti. Ecca, dove sei? Vabbè, Certo. ci vediamo, Blaze, ci vediamo al comune, dai, quando sei pronto. Benissimo. Ma sindaco, ma il l'ovetto? Ah, hai ragione, secondo me ti do anche l'ovetto. Allora, andiamo a dare l'ovetto. Male, dov'è? Sta vedendo per le mucche, sindaco. Ah, ok. Vabbè, uguale. Questo è il Oh. suo negozio, giusto? Sì, dai, lo metto qui, dai. Ok. Allora, shop, caper, give. Sì, ma di che Come ti tipo? chiami? Carbo. Ecco qua. Ora dovrebbe. Oh, nice, grazie. Allora, mi sa che dovrei riscassare le scatole, però, Infatti ora vediamo un attimo, chiederò ad e Ale ti che mi consiglio di consulta. fare due scatole unite. Ok, vabbè, dai, ora Va facciamo bene. qualcosa allora. Grazie, grazie, sindaco. Missione fallita, Doge. Sì, vabbè, missione fallita, ma ascoltate un attimo me. Dovete mi stanno cercando un casino. Ma Serve chi? materiali. Oh, servono materiali, muovete qua. Chi? Ah, no, Panzer, tu mi servi come marinaio, vieni. Eh sì, perché molti mi Non chiedono. Sì, come. posso una cosa a casa e vengo, Vai, vai, ti perché. aspetto al comune stesso. Al comune. Da via Ale, vieni al negozio. Vado a fare una cosa. Mi dici? Se io vendo i miei libri a Belial, lui li può rivendere. Certo, ma deve vedere chi li ricompra a prezzi più alti. Eh Ma che senso ha, Ale? sì. Ma So, è perché lui li che è rivendo? stupido che li compra. Cioè. A te che te frega, a te basta che fai soldi. Sì, ma. Allora. Ciao. Ha trovato dove farlo, Dani? Hai trovato? Sì, è un Dove? po' fuori, ma almeno c'è un po' più di spazio. Mi piace stare larga. Va bene, ma dov'è? A sinistra o di là? Vieni. Ah, fammi vedere. Sperando che non mi perdo, perché ho un senso dell'orientamento un po' di merda. Vengo anch'io che così vedo. Mi ricordo solo che ho girato. Mi fa piacere che lei si perda, eh. Sì, ho questa tendenza, però mi ricordo più o meno le costruzioni che c'erano vicine. Ah, beh, l'hai fatto in periferia. Sei un abitante della Cavolo, periferia. è un po' fuori, eh. È un po' fuori. Dove cavolo l'ho messo? Non... Sono È un po' fuori. persa! Mi sa che è meglio, lo faccio in città. Come hai perso? Vabbè, anche io all'inizio mi perdevo, Ah no, tranquilla. eccolo. Ah, qua, ok. Ah, va Ah, bene, ci bello? sta. Ah, boh, se ci sta, ci Il sta, problema immagino. sai qual è? È che l'hai fatto dentro un'attività di un'altra Esatto. persona. Ah, ok, mi spostano, sì, ok. Ancora non hai Arturi, a te ti aperto. lascio lavorare, ho preso altri due marinai per la missione. Ciubecca, vieni con me che andiamo sull'altro No, villaggio. no, no, aspetti, signor sindaco. No, Fra, Aspetta, serve legno, volevo venire anch'io, lavora. signor sindaco. Signor Io se posso. volevo venire anch'io? No, no, Se tesoro, serve un volevo vado, attimo al se voleva comune. di missione, signor No, sindaco. no, 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 Io posso. lavora il legno, sei senza legno nel negozio. Ok. Blaze, ciao. Andiamo, dai. No, Andiamo, andiamo. no, dobbiamo solo portare Ciubecca lì e deve farmi vedere le strutture. Tutto qui, non dobbiamo fare nulla di speciale. Quindi non ti conviene abbandonare il Me ne vado quindi? village. A meno serve una persona che rappresenta me, non c'è Carlo, quindi. Eh Va bene, allora rimango. sì, per forza, eh. Fai tu il mio lavoro praticamente, qualsiasi cosa hanno bisogno faccio io Ah, da te. quindi divento doce per un giorno. Sì, diventi il mio, sarai il mio reggente quando manco. Bene, bene.
Andiamo noi intanto, ragazzi. Beh, visto che lui, tu fai il lavoro quando sono... lui non c'è, ci sta che lui faccia il lavoro tuo quando tu non ci sei. Giusto. Aspetta, però dobbiamo andare a mi comune. Mi aiuti a trovare un posto così non occupo qualcun altro. Panzer. Allora. Panzer? Dimmi. Vieni, vieni a comune intanto. Se non hai intenzione di diciamo... Allora, perfetto, abbiamo fatto. Andiamo, possiamo anche partire. Ma dov'è il signor Blaze? Blaze. Ho 20 minuti. Ti aspettiamo. Capito? Sì. Aspetta un attimo. Vieni un attimo. Oggi, quanto costa il mercatino quello grosso? Devi parlare sempre con tesoriere. Non so se vogliamo. Penso che apriamo il mercatino alle 10 e mezza. Alle 10 e mezza. Anzi, facciamo 11, dai. Eccomi qua. Andiamo, Blaze. Andiamo, ragazzi. Venite. Vieni, vieni, vieni un attimo. Siamo alle 11. Vabbè, non fa niente. Seguitemi, seguitemi. Giustamente Blaze ti sei perso un po' di cose. Quello non è il porto per partire, ma quello è della pescatrice. Porta di qua, adesso. Allora, ragazzi, marinai, Blaze, anche a te lo spiego perché adesso c'è un po' più di movimento. Ora siamo in guerra contro i pirati, quindi potrebbero attaccarci qualche volta. Però credo che oggi si facciano i bravi. Queste sono le navi, dobbiamo semplicemente trasportare me che sono un civile e la signorina che è un civile perché stiamo costruendo una nuova città. Ok, possiamo andare, dai. Vado dietro al culo di Blaze, no, di Panzer. Panzer, fai strada tu, per favore, che Blaze giustamente non sa dove è il nuovo villaggio. Allora, come va Blaze? A posto. E si dice, la vita da minatore va... Si va, va, vai, stiamo guadagnando abbastanza, dai. Meno male, dai. Ho visto ancora i prezzi, dovete migliorarli, Un pochino sì, siamo stati offline un pochino tutti in questo periodo. Ho notato. Cominciamo a cambiare un po' di prezzi, cominciamo a cambiare, Blaze, mi raccomando, che poi devo comprare un sacco di pietra per fare le case, per fare le costruzioni. Tranquilla. Prezzo di favore, sicuramente. Beh, ragazzi, comunque questa qua non è più la base dei pirati, è un nuovo posto che attualmente è stato abbandonato sia dai pirati che da noi. Prima abbiamo fatto abbiamo avuto due battaglie per la conquista, ma una volta hanno vinto i pirati e una volta abbiamo vinto noi. Infatti quindi l'armatura che vedete, questa armatura di Panzer era di un pirata, e la indossa con coraggio. Animale, è scoiato. Oh, che cazzo era? Ma era veramente così lontano? Sì, è bello lontano, fidati. Però i pirati hanno una base veramente enorme. Sono molto forti. Oh, guarda a sinistra. Cosa? Che cos'è? È un tempio? No, prima qua mi ha mandato Mining Fatigue. Per favore, che poi devo costruire. No, è un tempio, via, via, via. Per ora evitiamo di morire. Prima ci sono passata con Turi e sono arrivata di là, c'avevo mani di fatica. Ah, comunque, hai visto, è stata fondata una nuova religione nella città. Nuova religione? Sì, esistono attualmente. Ma perché c'erano le regioni, c'erano? Sì, ogni religione dà dei bonus a vari ruoli. Tipo la religione che sarebbe quella di base di gioco, i poliziotti hanno dei bonus. Aspetta, li dico perché non mi ricordo bene, aspetta. Macellai e i poliziotti hanno dei bonus. Ok, siamo arrivati. Allora, signorina, vi ricordo che qui non... questo qua poi ne parleremo meglio per questo. Questo lo facciamo dopo. Prima preferisco che mi completi la casa. Ok, dov'è il mercato? Andiamo a vedere.
State attenti, marinai. Fate attenzione qui. È questo qui. Ecco qua, perfetto. Allora, shop. Perfetto. Aspetta, devo rompere la scatola, giustamente. Questo sarà il mercatino pubblico per tutti. Qui ci troveremo tutta la merce. Il comune comprerà da voi in privato. E qui ci sarà, quando avete bisogno che siete qui, avete bisogno di cibo, troverete tutto qui. Per ora sarà vuoto. Intanto c'è il mercato, è aperto. Perfetto, signorina. Grazie per il suo lavoro. Poi il comune cercheremo di migliorarlo. Sicuramente faremo un nuovo sindaco per questa città e diventerò proprio. Sicuramente questo comune mi piace molto, molto carino. Quanto minimal, mi piace. Diciamo che pian piano miglioriamo un po' tutto. Per ora è un po' abbandonato. Poi, intanto ragazzi, niente, questo in caso, se dovesse mai arrivare qui e vi serve qualcosa, sapete dove venire. Intanto sì, ci sarà cibo. Allora, andiamo di qua. Allora, il porto abbiamo detto di costruirlo esattamente... quest'area qui. Eh sì, ci conviene qua il porto, che ha anche l'attracco giusto. Anzi, è molto bello qui, secondo me. Sì, ci sta. Ok, allora la possiamo lasciare da sola, tranquilla? Sì. Ok. Intanto noi possiamo tornare, ragazzi, tranquilli. No. Oggi i pirati sono in vacanza. Non è, sono nel chill. Sì, sono nel chill, quindi possiamo andare tranquilli. Anche loro hanno molto da fare, stanno costruendo un casino. Quindi noi possiamo anche andare. Possiamo tornare indietro. Ragazzi, in caso, quando dobbiamo venire a prendere la signorina? Oh, ricordatevi che... Ma posso lasciare una barca io? No, no, non deve mai tornare da sola. Perché se la catturano so cazzi, non voglio perdere i costruttori, gentilmente. Ok, andiamo. Boh... Comunque i marinai saranno fondamentali in questo periodo. Blaze, ti sei perso un bel po' di battaglia. Abbiamo due marinai veramente forti. Me l'hanno detto. Soprattutto Panzer qua, vincitore. Ma passare con una paga più alta? Eccolo, già il money grabber deve fare. No, no, non ti gira proprio perché perdi la strada. Sto mutando DS un attimo che mi stavano parlando e non sentivo niente. Ma quando lo beccano che non c'è un poliziotto? Ah, non ci sono poliziotti? No. Sai che non mi ricordo manco che cazzo sono i poliziotti? Ma mi ricordo solo Sora e... Ah, Carbo forse? Poliziotti, ti dico subito. Polizia ne abbiamo solo uno. Pensa, c'è rimasto. Vale, porti su Becca, dice il costruttore. Eh? A parte Giubecca, dice come costruttore Giovinciulla. Che non c'è oggi. Non c'è. Ma dopo il porto tocca la casa nostra. Aspetta, no, è per lui. No, sì. Beh, ma non ci sono poliziotti, dai.
Ok, perché quella nave è lì giù? Ma ah, questa è di Nati, questa nave. Fammi sistemare le barche. Nati, ma è tua questa barca? No. Ah, ok, allora prendete. Boh, grazie ragazzi. Buon lavoro. Vi lascio liberi. Vale, io non ho una barca. Eh? Io non ho una barca. Come non è? E ve la compra nel mio negozio. Eh no, tanto poi me la rubano dopo 2 secondi. Ah. Strano, secondo me è una di quelle. Ogni volta che arrivano i pirati o succede qualcosa mi rubano le barche. Ok. Vediamo se ne ho una nuova. Ah, vabbè. Ecco, vedi, ce n'era una al mondo. Buongiorno, vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Ciao signora Stella. Eccomi. Come va? Hai fatto già, hai scelto il posto poi? Già trovato, piazzato. Ok, ora ti conviene iniziare a fare le pozioni. Come? No? Non ho capito, scusa. Non ti conviene iniziare a fare le pozioni? Le sai fare? Come faccio l'alambicco? Eh? E come faccio il negozio dell'alambicco? No, non ho capito, che significa... Mi serve l'alambicco. E che cos'è l'alambicco? La cosa per fare le pozioni su Minecraft. Ah, giusto, ma tu sei povera, aspetta, ma come cazzo fai? Aspetta, lo regalo io. E devo fare anche il negozio. Come si chiama in italiano? Alambicco. Vai, puoi fare, portare. Ambicco. Alambicco. Alambicco, ok, ecco. Okay. Tieni, questo è il regalo per benvenuta. Ma posso costruire un negozio o devo per forza chiederlo? Sì, devi per forza chiederlo. E poi con la costruttrice. La costruttrice adesso è impegnata, ma guarda perché manca l'altro costruttore. Perché noi ne abbiamo due. L'altro ha finito i lavori, quindi era libero. Però oggi non si è connesso. Solo che l'altro sta facendo il porto, sta facendo un attimo la fine delle cose pubbliche. Infatti anche io sto aspettando la casa nuova. Ci serve un po' di costruttori, mi sa. Sì, prima ne avevamo di più, poi sono successi piccoli casini. Però ora ne abbiamo solo due, infatti sono pochi. Ma per fare qualche soldo in più cosa posso fare? Intanto che non posso costruire. Per fare qualche soldo in più, o ti conviene lavorare per qualcuno, aiutare qualcuno. Per esempio, non so se... Nati! Non ti serve una mano per pescare, visto che hai tanta roba? Perché? Chi vuole la mano? La signorina Stella vorrebbe guadagnare un po' di soldi, un po' per iniziare a comprare cose per la sua attività. Va bene. Ha detto va bene, vieni, ti porto da lei. Okay. Nadia, dove sei? Ah, ok. Al molo vengo. Io però non ho canne da pescare da... Ah no, vabbè, ho pure venga. Incantate che stanno per... Okay, aspetta. Poi ti devo far vedere un libro. Guarda. Eccola qui. Guarda, eccola. Guarda. Guarda che bonus strani, non li ho mai trovati. Protezione dalle esplosioni, infinità, impalamento, lealtà, flagello, minchia. Ma che è sta roba? Penso che sia una roba buona, te lo metto qua dentro. No, non c'è spazio. Ma dove cazzo lo metto? La mica non ha spazio, mia. Non lo metto. Ok, allora, adesso ti spiego cosa devi fare. Ok. Ti serve o una spada, che forse è meglio. No, in realtà non è meglio perché l'ossigeno fa schifo. Oppure una bella canna da pesca. Io ti potrei dare una di quelle incantate, magari con ripristino. C'è ripristino? Aspetta, fammi vedere. No, non ce l'ho qua, ce l'ho a casa. Aspettami un attimo. Controllo a casa se c'ho qualche canna da pesca con ripristino. Allora, indistruttibilità ripristino, perfetto. Ne ho altre? Sì, ne ho altre, ok. No, aspetta, ma mi serve la canna da pesca di... Cioè, aspetta. Da chi devo far riparare le armi, Vale? Ah, sempre dal fabbro. Che vuol dire sempre dal fabbro? E il fabbro ripara. Aspetta. Aspetta, aiuta un po' Ale. Ciao Ale, scusami se mi tipo... Immagino che ti serve un po' un aiutino per alcune cose. Allora, no, non questo.
Economicamente adesso i lapis non sono molto richiesti. Ah, ok. La cosa che se vuoi vendere tanto il ferro, attualmente comprano tantissimo il ferro, è il materiale più richiesto, quindi se trovi il ferro è quello che ti fa guadagnare di più. Ti Va bene. serve cibo, ti serve altro? O tutto Aspetta, ok? vado a vedere. Comunque vedi che tu hai solo la miniera adesso attiva, però comunque puoi vendere essendo... Vabbè, se hai preso il rame in realtà ti puoi aprire già l'attività, eh? Se hai preso un po' di rame. Quanto ne serve per aprirla? E puoi fare sempre un 5x5, poi pian piano te la costruisci come vuoi tu. Anche i fabbri all'inizio avevano un'attività di merda, poi l'hanno migliorata col tempo. Quindi se fai un 5x5 bastano 20 pezzi di rame. Ok. Allora scavo quell'altro, l'apro e vendo le cose. Vabbè, sì, va bene. Ti aspetto al comune in caso, va bene? Ok, grazie. Come si esce da qui? Sempre su. Sì, ho visto, visto. E poi sto Allora. cercando di Ah, ok, ho fare. capito dove sei. Hai fatto bene a metterti bello lontano dagli attorminatori. Sicuramente Eh già. trovi di più. Grazie. Tu hai zero di esperienza, giusto? Allora te la riparo con la mia esperienza. Come faccio? Ah, ok. Puoi passare anche lei. Anche Sì, è lei? rimasto indietro. Ah, che cazzo so io. E com'è? Ti piace? Se mi piace il nostro riparatore. Allora, posso già fare tutto io, no? Ce l'hai il ferro, vero Daniel? Io spero, sì, ce l'ho. Vabbè Daniel, quando viene il mercatino poi compro per comune. Probabilmente devo comprare un po' di attrezzature. Ma dai, Aspetta, per fra, allora, mi puoi fare già il preventivo? Il preventivo. aprire. Per esempio, mi dici l'ora un attimo. 23, tra un'oretta. Quindi avete Ok, tempo. dopo. Si è rotta, mi sa. Sì. Oh no. No! Come ho fatto a No! La. Quella è tesoriere, mi serve il tesoriere che corre come un pazzo. Er tesoriere. In teoria arriverà. Er tesoriere. Mi servi tu. Ah, tesoriere, dobbiamo fare un po' di Quanto ti calcoli. servo Allora, io? servono armi per il tuo esercito, giusto? Ok, Armature, per il momento vedo. ce l'avrei, ce In l'hanno, realtà ce l'hanno no, dico gli servirebbero al armature. massimo delle frecce. Frecce Ho armature. riparato un'arma incantata, Frecce armature in realtà dovrebbero avercele tutti. Bene, ok, Ok, quindi riparo dobbiamo se vuole fare comprare. un'armatura di riserva Eh sì, può. secondo me un paio di armature ci vogliono. Ma scusa, non vedi niente Un paio di armature giusto per riserva, sì. qua. Allora E fatti. andrei a vedere un'altra Aspetta, cosa, intanto secondo io me l'aiuto per scendere. interessante. Vediamo la polizia come sta. Sì, mi stanno Ma la dando. polizia mi sembra che comunque abbia quasi Sì, tutto. però tutto quello che pesco ovviamente è mio. Ci sono tre armature. Se mi Lei chiedono una ecco. donna e mi astengo da questa Ah, lei. affermazione. Vabbè, un po' di cibo. Cibo servono e armature. Allora, cibo per loro. Signor Christian, puoi dire al signor Allora, Giotto di lei farmi può trovare due prendere il armature Minecraft di libero, ferro, va bene. ok? Se vuole glielo faccio io Quando adesso. è Ok, finito, fammele tu. Intanto lo poi vengo io spostiamo direttamente dal nello fabbro, ok? spazio, però ti devi andare Ok. all'inventario e lo mettiamo in questa cassa. Ah, i soldi li ho a casa, aspetta che arriva. Allora. No, Bisogno di me, signor sì. più che altro stavo pensando un po' di cose, ma penso Io che le abbiamo farmacie, ma teoricamente non ci sto andando. niente Cosa sta fatto. facendo per viale? Quanto ti devo dare, quindi? Ciao. Che sta Quanto ti devo facendo dare, lei? quindi? Sta passando. Ah, sta aggiornando la mappa. Tieni, prendo di 30. Perché c'è un grande compratore del mio pesce. Allora, mi C'era sono preso tre bisogno. stack di ferro. Allora, è andato un po' a comprare cibo per i poliziotti. Voi avete, siete a posto con il cibo, vedo. Esatto. Va bene. E manca due armature che ora vi faccio fare. Ok. E Chi detto vende questo, stiamo delle costruendo il robe? porto. Abbiamo lasciato la signorina Ciubecca lì. E poi. Da sola? Sì, vabbè, no, oggi i pirati Come fa la non. canna? Sono solo due, non. Stanno. A parte, gli hanno Ti ho fatto messo rimandare il alla povera sorriso signorina finale mattina di tre Christian, botte quindi in teoria si le dovrebbe riparare da strutture. solo.
quindi si è rotto i coglioni, ha detto ora lavori, giustamente. In teoria. Boh, comunque penso che siamo. L'economia sta crescendo. Intanto. Io faccio un salto a vedere nei dintorni dell'isola della Vampus. Sì, sì, dà un'occhiata, ma penso che saranno tranquille le giornate. Ah, vedi che poi a breve dovrebbe venire anche il signor. Ah, beh, no, ci sono io al comune, tranquillo. Tanto. Va bene, va bene. Ci penso io per alcune cose. Boh, a me vanno diritti nell'inventario, non so. Ti cadono alcuni? Ah, ok, perfetto. Ok, no, perfetto. Allora, io ti lascio un attimo qui che vado a comprare un altro baule, ci mettiamo i nostri nomi così li possiamo aprire solo io e solo te. Quindi ci mettiamo la roba che pescano. Allora. Vale. Ma lei da ancora qui? Signor Sindaco, che piacere. Salve, salve, sto un attimo dando un paio di cose. Se vuole comprare in quantità mi dica che facciamo pezzo cazzo. Vale, sei tu che vendi forse i bauli? Sì, sono io. Me ne dai uno. Ecco, questo mi servono. Dove sei? Che cosa? Che cosa? Frecce vedo, interessato alle frecce. Ma è finita la scala? Sì. È finito i bauli. Okay. Oh, no. A posto. Vale, grazie. Mannaggia te. Si figuri, un piacere. Cosa? È finito il baule. E ora li ricostruisco, ma ne sono avanti e indietro, devo fare un po' shopping anche io. Cosa mi serve adesso? Armatura, che okay, a posto. Fatto. Vado un attimo a scherzo, devo andare in mano. Scusate ragazzi. La natura è qua. Minchia, sta mappando tutto il mondo. Porca troia. Vale, i criceti non hanno ancora mangiato. Glielo puoi mettere? E io sono un po' impegnato con il lavoro. Ma non devo pagare la stella. E che ne so, penso abbastanza. Se fai soldi ti fa guadagnare. La paghi bene. Ma devo pagare il prossimo. No, adesso che la dopo. Servono soldi per le armature. Mettiamoci così in casa. Ah, Doge, le armature. Ok, dove sono? Lui. Vedete che c'è un nuovo minatore dietro di voi, se vi dovete fare affari. Sì, l'ho visto. Ne avete uno molto vicino. Forse si converte anche la nostra legion, ha detto. Quanto volete? Sono 120. Ah, finalmente avete sceso i prezzi, buono. No, sempre stato 120, sì, vabbè. Vabbè, lei è un ridolo ladro. Ok, tieni. 60, ragazzi, 60, 120. Ok, grazie sì, a lei. Grazie mille, arrivederci. Tara. Porco madonna, si può... Finalmente c'è la polvere illuminita. Questa è buona. È meglio perché io c'ho veramente un casino. C'ho veramente un casino di cose da fare. Allora io. Aspetta, devo rifarla però. E poi. Gli do già il pagamento.
sta mannezza qui non ho capito niente. Vada. Va. Signorina. Mi sente? Mi sente? Armature pagate. Le do adesso la paga di oggi. Perché io ora devo andare un po' a scherzo, devo andare a mangiare i miei porcini di linea. E in più ovviamente se. Se ha fame, usi i merluzzi. Signor Calogero, lavora. Le canne da zucchero servono tante. Aspetta che cresca. Non posso usare la farina d'osso. Allora. Ah, vedi che ce l'ha buono il prezzo, Calogero. Ah no, per la canna da zucchero un po'. C'è l'Emporio, vende le... come cazzo si chiama? La polvere di ossa ha un ottimo prezzo. Eh no, non si deve usare. I salmoni... No, so, dico, se ti serve, ne vende 4 polvere, una moneta di rame. Ma non si può mangiare. Ah, buono. Vabbè, ci andremo. Grazie. Prego. Di nulla. A proposito di... Ok, questa parte è finita. Io quindi torno tra un po'. Sto in casa a riparo. Ancora no. Attenzione ai nostri che tra poco si fa. È che ormai lapis, cioè sta terra è piena di lapis, ma non c'è quasi mai. Il ferro, soprattutto scarseggia il ferro per i minatori. Allora cerco il ferro piano piano. Salve. Eh sì, ma te l'ho detto il ferro. Ah, comunque devi aprire l'attività. Posso dormire. Sì, solo che adesso ne ho 26. Ah, ok. Vedi che mi è arrivata una voce che se ti sei convertito a una fede. No, ancora no. Perché questo pagliaccio? Stanno provando. Ah, stanno provando. Poi comunque niente, quando hai la possibilità di aprirla me lo faccio sapere. Ok, ti consiglio sempre un 5x5 come tutti all'inizio, come vedi anche lui. Poi pian piano vedi come hanno fatto loro, dopo un po' hanno costruito questa grande attività. Ok, va bene. Col tempo le cose si fanno, va bene? Va bene, grazie. Qualsiasi cosa che le serve, ricorda che il comune è sempre lì, disponibilità al massimo. Va bene, grazie. Allora, devo costruire la roba per Nati, giusto? Me l'ha detto che mancano materiali al mio negozio. Ora devo diventare falegname. Allora, mo costruisco tutto quello che volete. Cos'è che ho finito? Scale e bauli. Ok. Bauli rimessi. Ora mi serve. Stanno lì, stanno. Lo devo comprare. Eh sì. Cazzo. È sul tavolo? To. Penso di aver un po' tutto adesso. Sono uno schifo qua. Questi sono i miei soldi. Ah, ti serve spada, ti servono? No. Salve ragazzi. Buonasera. Come va? Sì, dopo, guardi un po', venga da me un attimo. Dica. Funziona? Guardi un po', provi. Oh, perfetto. I pezzi sono buoni per il comune? Ah, controlliamo. Ui, l'armatura è... tu sindaco, ti ho detto, qua bisogna comprare... Bisogna fare ordini di massa, No, no, ma avete più o meno gli stessi prezzi con gli altri fabbri, tranquilli. Avete... Non siete... No, nel senso che io per ordini di massa i prezzi sono il 40% in meno. Sì, vedo che a livello di diamanti siete molto prezzati. I diamanti siamo molto economici perché la corporazione dell'Emporio del Benessere SRL funziona. Ah sì, ho visto. Più che altro diciamo che il comune quando ha bisogno facciamo proprio gli ordini noi. Quindi ve li chiamiamo tramite ordine. No, era solo per far vedere poi. Sì, assolutamente. Nati, vuoi una spada di diamante? E che mi serve? Fa più danni. E dura molto di più. Ce l'ha a buon prezzo, 13.
Dai, te la prendo. Ah, ne aveva solo una, giusto? Tu c'hai dei libri forti, Nati, potresti farla indistruttibile. Aspetta, aspetta, vuole altre spade? Le metto in shop, un secondo. Sì, se me ne dà un'altra, va bene. Se la metto subito in shop. Ciao, Infe. Buongiorno. Sì, buongiorno. Carbo, questo che cos'è? Aspetta, tu che facevi anche l'enchanter, vero? Sì, esatto, esatto. Ok. Ok, grazie mille. Mi servivano giusto due, grazie. Però devono mangiare 200 grammi di roba. Ah, c'è roba a terra qui, non so chi l'ha buttata. No! Sentite la tromba? Ah, ma sei stato tu, vaffanculo. Pensavi ci stanno attaccando. Ale, quanto le vendi le pelle tu? Dov'è Ale? Ale di là. No, ma c'è il negozio, sindaco, c'è il negozio. Dove? Quello di No, ma le api. L'empore del benessere. L'empore del benessere, dall'altra parte del fiume. Ah, vendi a lui stesso, ok. Che pesiamo la roba? Nati, ho fatto due spade. Nati, se hai dei libri buoni puoi fare le spade indistruttibili. Vediamo quanto costa la lana. Minchia, sei un po' costosa però. Ma dell'altro macellaio. Confronto i prezzi e vedo dove mi conviene. Poi prendo qui la tua mana. Ah, infatti. Ah, delle spade le ho messe in questa cassa. Quando ti servono te le do. Un'altra cassa, va. Prendi 6 monete dalla mia cassa e fai il baule. Te l'ho messa qua le spade nella tua cassa. Capito, mi ho detto? Ah? Prenditi 6 monete e fai il baule. Io so tagliare una merda, quindi farò uno schifo. Ciao. Ah, l'importante che male. Mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Stavo cercando, ma mi ha detto Samiki che ci aveva fatto una cesta per deporre le cose, ma non la trovo. Ah, aspetta, la devo portare io quella. Ora la ecco, porto. Ecco. Ok, queste ce le ho. Identico il contrario. Da ra ta ra ta. Ecco qui. Signorina, io la metto qui.
Doge è un po' strafatto il signor capo. Che è successo? Signor Gilberto. I funghetti. Ecco qua il cartello, mettilo sopra la cassa. Se trovate funghi io li comprerei, visto che non Doge. È un po' strafatto. Siamo andati a controllare la signorina Ciupeca che facevano. Poi dietro un albero abbiamo trovato dei funghetti. Mamma mia, che buoni. Ah, trovate i funghetti Dimo? Sì, funghetti. Non so se capirà la girazione. Ah, aspetti un attimo, signorina Stella, metta il cartello sulla cassa così nessuno può aprirla, solo tu. Secondo me l'ha trovato o diavoletto o astronauta. Aiuto! Vuole un funghetto. Ma signor già tesoriere. Ma che sto facendo? È un po' fumato. Ho trovato i funghetti e provate. E ha notato che funghetto l'ha provato, le sta bene. Sembra molto più felice. Erano molto buoni. Erano molto buoni. Abbiamo visto due draghetti che ci muovono. Che cosa vende la droga? Tesoriere, lei non deve fare questi funghetti, fanno male. E se ti ricordi abbiamo sequestrati a qualcuno. Ah, li avevamo sequestrati? Sì, e non si fa uso di queste cose, lo sai, vero? Mi dispiace, signore. Faccia attenzione con queste cose, tesoriere. Sì, starò più attento. Sicuro che starei più attento? Mi raccomando, non spacciare queste cose, eh? No, guardi, signor, guarda come lo faccio svegliare. Aia. Oddio. Tutto bene? Tutto a posto? Allora, la sua età non si fanno più queste cose, eh? Però, insomma, li ho visti. Ma hai visto che bel fiorellino che c'è davanti a noi? Signorina Stella, vuole un funghetto. No, grazie. Guarda, li compro per le pozioni, ma da fumare non grazie. Sì? Quanto si vende un funghetto? Io che cazzo... Non lo so. 200. Beh, effettivamente il contadino lo sai, deve vendere anche... Oh no, abbiamo un nuovo ruolo, il funghettista. Però questo... Esatto! Funghettaro! Guardi, glielo vendo per 10. Il fungaro al massimo. No, sto scherzando, il contadino fa sempre. Cosa ne? Un funghetto per 10. Vabbè, 10. Non lo vedo da oggi. E allora 3. Ma è uno o è due? Ok, a posto. Sono. Era uno solo. Se ne trovo altri li prendo volentieri, caro. Sì, se vado a prendere altri funghetti. Anche se mi trovo. Tesoriere, mi sa che la cerchiamo per lavoro. Come se trovate anche no. Ma deve aprire il gazebo. Se aspetta qua forse li dovrei avere io. Me li do gratis. Mi dovrò occupare delle pozioni, quindi me ne servirà. Che è successo? Ancora? Ora è un pazzo proprio. Questa live non finirà mai. Esatto. Arrivo subito, comunque sto dando da mangiare i criceti. Io sto tagliando i peperoni. Come sono cioè le verdure più che altro. No, aspetta, quanti grammi sono sto cosa? Hello? 33. Dove sono finito? Ne devo dare un altro po'. Ma che cazzo? 50. Mauri è un pazzo oggi. Quindi Mauri ci ha fatto farmi piangere. Io sento altre sabbanate. Adale! No, arrivo a 29 ore! Ma cos'è sto time? No, vale, dobbiamo diminuire il tempo. Non finirò mai così. Io quasi 30 ore. Non mi fa aprire. Vai con papà, abbetti. Ah, devo ad accompagnare. Ma fatta cagare in mano che urla. Signor Gilberto. Devo accompagnare.
E niente, quando il tempo inizia a diminuire, arriva il mitico Mori a risolvere la situazione. Guarda, le faccio un uso astrale, va bene, delle cose. Molte grazie. Va bene? Sì, sì. Vale, Lea, ti do qua. Ma che sta succedendo? Sento ancora Sab. Sì, sono a 4 di 8. Cosa succede con 4 di 8? Cioè 8? Gioco Rage Mode. E quando è che si esce fuori a mangiare? Dai, vedere. Ce ne vuole quello. No, che palle. Devo dare anche da mangiare a Luke, perché non c'è lancio. Oddio. Ha pescato un pesce, vedi? Ha pescato un pesce un po' troppo grosso. Ehi, sta. Tatarra, tatarra. Dobbiamo togliere questo. Cos'è per 5 che abbiamo? Ma ti sono, non hai capito che sei vicino per sé. Il tele. Madonna, senza il tempo così, dai! Ma perché hai messo questo tempo così altissimo? Cioè... Come? Perché? Per farti fare esame. Oi, oi, oi. Sta facendo vedere le sue mele. Ah, bene. Guardi, guardi, signor sindaco, guardi. Pregiate. E cazzo me lo faccio da me? E sono rotondo. Ma nessuno vuole fare il mercatino? Sì, sì, no, e non lo so, non... Devo svegliarmi prestissimo. Perché devo lavare i piedi. Uscire a fare la scena. Poi tornare e fare live. Perché prima ne inizio, ed è meglio fare l'inizio di mattina. E meglio è... Cazzo. Ah, magari diventi ricca con Twitch e non hai bisogno di lavorare. Sì. Magari. Io vorrei far vedere i crisidini che mangiano, ma non posso. Peperone, peperone, peperone. Okay. Ma io do salatura, se non te se la mangiano. Ma dove cazzo? Un'altra! Oblivion! Ma che Oblivion? Ma che sta facendo a caso? E niente. Chi era dei nostri che mancava la fama? Sono a 6 di 8, mi sento malissimo. Ma dove cazzo è andato? Un'altra! Veramente? Qui non risa, però non ci sta 32. Come risa? Thank you.
Tieni un regalo dal comune. Grazie. Così è Jordan Paul. Non ho capito. Cosa? Non diceva la me ne devi pagare? Ma che? Non ho capito, ero vicino al comune. No, no, mica devi pagare le tasse. È un regalo per te per iniziare le pozioni. Prima fai, meglio è. Per noi. Prima devo fare la bancarella, solo che penso che ci metta a fare. Penso che ci abbia un po' da fare, Giubecca. Ah, vabbè, ma tu puoi vendere anche se non ce l'hai l'attività fisica, eh? Basta che le faccio? Sì, sì, basta che lei ha... Posso anche darti il villager. Ok, Nadia, hai sbloccato un nuovo obiettivo. E devi mettere il prossimo, che uno contro uno vale un chilo di patatine fritte. Un chilo di patatine? Sì. Addio! 25-5. Ah! Aiuto! E quante sono servono per il prossimo video? Ma è incastrato. Ma che state facendo? Dio, ha invaso ancora la sua stanza. Bello, sta venendo molto bella la moto. No, cosa... Io l'ho fatta. Hai finito? Ma io vedo che mancano pezzi che prima c'erano. Oh! Ho il vino! No, guardi che bella, Giorgio. Oh! Guardi. Bello, mi piace. Ma te l'hai fermati per ora, no? Perché no, quella parte di destra manca. Però manca quella parte. Non c'è niente. Sono amico. Come? Devi fermare perché tanto qua non abbiamo niente. Chi è che vende i piccoli, Vale? Chi è che vende? I piccoli. Vai il fabbro vicino a lui. Il fabbro vicino a te. Andiamo, Ale. Cosa ci fa con un pigment su una barra? Lo lasci. Oh! Chi l'ha attaccato? No! Ma se io mi metto dietro cosa succede? Gliela metto nel culo. Il pigment gliela sta appoggiando. No! No! Ah, porco! Picchiatelo! No. Oh, va bene. Ma di nuovo Happy Train? Le tasse sono tutte pagate. Tutte? Assurdo, tutte hanno pagato. Arigani. Ah, baby, ti devo pagare il lavoro? Che lavoro? Come che lavoro? La mappa. Ah, sì. Quanto è? Mi paghi. Oh. Quanto le devo? Ok, devo fare un attimo due calcoli. 3. No, buffo. Sono tornato a Ammo minore 3. 15 mappa. No, non dovevi fare a me la sabbaffo, dovevi andare nella maratona di Nati. Nati sta in maratona. Sta 34 ore, pensa stamattina gli mancavano 8 ore di live, ora gli mancano 34. Oh, dove vai? Pazzo, i soldi. Ah, era di quanto? Okay. Contando che ne ho fatto 15, 15 a mappa, sono 5. Se mi dice il prezzo. 2,25. Quanto? 225. Ma tu sei buona cagata. Qui sono 15 a pezzo. Ho fatto 15 mappe. 60, 120. 120, poi? Ma consideri 120, ne mancano 180. 210, 220, giusto? 105 ne mancano, togliendo 120. Mamma. No. Consigli donna che le pago 8, le 8 e 10. Ma tu sei fortunata che Buff ha fatto la sub a me. Ah, venghi qua, signor. Vabbè,
Così ha più RAM, capito? L'ha fatta anche a te? No. Oh, grande buffo! Aiuto, vuoi andare a fare in culo? Devo pagare il signore. Mangiare. Anche. Sì, adesso. Perfetto. Quanto sta Nati? Una troppe train, Nati! Precisi, grazie, donno. No, non ci credo. Arrivederci. Questo vuol dire che è possibile arrivare a 10 fan totale. Scusate ragazzi se Samiche un attimo sta dormendo, no, ma io ci... era 29 ore a 35 ore di maratona adesso. Madonna. E 53-35 ore di fan. Metto le cuffie un attimo. Ditemi. Ditemi. E chi ha bisogno? Ditemi. Ah, ecco la signorina Stella. Che ha continuato a... Ah, il comune mi serve. Quindi io sono fusa. Grazie, sta capendo più niente. Mi serve un baule. Ma buffo è maratona, è live, no? Aiuto. Aiuto. Buffo è sparita. Comunque ho saputo un po' tramite male. Mi fa piacere che sei tornato, buffo. Riprenditi presto e... Spacca. Vai e spacca. Ma vale, mi serve il baule, dove me l'hai messa? Sta lì, della signorina. Adesso lo tolgo, tolgo il cappello. Lo devo comprare? Ah, mamma mia. Ecco, è qui, Sani. Oh mia. Allora, 4 di rame. Chi ha comprato roba? 4 di rame. Sono accorti proprio. Comunque basta, tutto tiene qua. Non ho più dove mettere roba. Mi servono 2 di rame per comprare il baule. Mamma mia, 58 sabattine, mi sento malissimo. Mai avuto l'infanzia. Sei fortunata che sono diventati tutti poveri adesso, sennò sarebbe ancora di più quel timer. Mamma mia. Baule, non riuscite a dirmi di mancare 9 spavole e mangiare il chilo di patatine, solo. Ma è vero, cazzo. Ma poi c'è per sé il time, mamma no, mia. No. Niente per sei. No, no, ti fuce se fa live. No. Zitta, lavora. Devi portare i soldi a casa. E dov'è il mio rame? Perché è sparito il mio rame, Vale? Quale rame? Che ne so? Mi hai rubato il rame. Io non ho preso niente. Che cazzo ha fatto niente? Maledetto. Un bel pezzetto. Ah, ma tu dici da questa cassa? Sì. Ah, sì, l'ho messo dove stanno i soldi. Ok, 6 di rame costa, hai detto, il baule. Già l'ho preso, te l'ho dato. Ma dove? Ma te l'ha detto pure Stella, che sta lì. Ma sei ubriaco. Sono fusa, va bene. Vesa. Ma gli hai messo in tramira... Mauri. Mi vogliono fare... morire mangiando un chilo di patatine. Eccolo dov'è. 35 ore e 40 minuti. Allora, a me serve che cibo. Vado a comprare. Livello 2. Così, a caso. Mi scusi, signor sindaco. Mi dica. Dove si mettono i cartelli? Nel caso posso andare anch'io nel nether a cercare roba oppure io da mercante non posso proprio entrare? No, tu nel nether puoi entrare, ma... non so in che senso. Guardate che carina. Dov'è? Ma dov'è l'offerta della carta? Guardate che carina Stella. Compro questa. No, no, non è da lei. Devi andare da Api Frizzole. Da? Api Frizzole. Ormai già ho comprato. Non so, cosa da lei io. Questa bene. Ma guarda quanto salmone. Vado a pescarlo che mi... è qui il negozio di approfitto. Costa 20. Secondo me faccio prima. Siamo lì, i prezzi sono uguali, letteralmente.
Eh no, questo è 20, quello è 40. Ma qua te ne dà 32, lì te ne dà 64. È la stessa cosa. È furbo, lui lì gioca di psicologia, capisci? Pensate un po' l'Emporio. I pesciolini, ok. L'Emporio pazzo lo chiamavano. Avevo pensato malissimo. Allora, scusami. Allora. Vediamo un po' i materiali qui. Comunque quando vuoi staccare, stacca, non è che devi... Aspetta. Non è che devi pescare tutto il giorno, quando non hai voglia, fatti un giro, fai amicizia, nel senso... Tanto ti ho già pagato per oggi. Ok. A posto. Dov'è? Che dovevo fare? No, il cartello, Ce l'ho? C'ho la targhetta? No, non ho il cartello. Come si chiama? Vale. Mi dica. Come si crea il cartello? Stick sotto e 6 pezzi di legno. No, aspetta, devi creare io tu. E poi perché dobbiamo mettere qui il pezzo. C'è il mio negozio. Signora Stella, una cosa. Per fare le pozioni, cosa serve? Polvere di blades. Di salmone, buonissimo. Polvere di blades, poi? Funghi, ok. Zucchero. Ah, ma per fare vari tipi di pozioni. Sì, anche il pesce palla, immagino. Anche il pesce palla, sì. Ok, lo dico un attimo a quello del Nether, che ti serve il blades. E infatti questo set fotografico lo devo fare. Lo faccio tra virgolette perché io non posso posare. Dov'è? Non sono abituata. Vedranno lì che non faccio il colpo mio. Ne farò uno perché ovviamente fa parte della moda, lo faccio in live, ci provo. Il secondo lo farò quando avrò il cappello, anche se le lentine a contatto non le so mettere. Ed è quello il mio problema maggiore, che non so dove mettere le lentine, un po' un casino. Ah, mamma mia. Cosa devo fare? Il pesce lo metto. Ok, poi mandi le foto. Le dovrei pubblicare in teoria su... Avevo che detto che ne mettevo, non mi ricordo. Su Instagram, perché non ho altri. Non mi fanno cose così. Andiamo a cuocere il pesce. Oh, mi spero non vengano uno schifo le foto, spero solo questo. Tara, tara. Il pesce sta facendo. Signor tesoriere, mi dica. Me l'ha detto che del Nether gli serve ad alcuni, cioè non ad alcuni, alla strega, il blades. Lo so, il problema è che la gente non la trova, gli esploratori e i cacciatori non li trovano. Vuol dire che hanno. Non è facile, perché dovrebbero trovare lo spawn. Devono trovare il. Il castello. O comunque il castello, sì, non lo trovano. Lo so. Mi faccio un giro di qua, vediamo, stanno costruendo altre cose. Va bene. Le foto, perché nel mio privato. Dice che le serve polvere luminite e polvere da sparo. Sì, vediamo che è morto in livello 1. Come è morto in livello 1? Ah, giusto, dobbiamo vedere il livello 1. 200 livello 1. Signor sindaco, cosa fa? Entra in zona adesso? No, no. Come se è un negozio qua? No, è chiuso però. Comunque vedo che sta andando bene qua. Vabbè, quello col tempo all'inizio si deve prima far accoppiare, poi dopo va tutto... Ho trovato questo. Ok, a posto. Sacchi, buonanotte. Vabbè, dai, dovevo pure aiutarmi a fare il dito, no? Ma ormai è tutto permanente, dopo quello che hai fatto.
ti meriteresti proprio la scatola, per esempio. Per me è tantissimo. Dai. Oh! Dai, nel senso Salve, avete polvere a sparo? Penso che ti cerco a manetta. Ho azzeccato, vero, il negozio di Demi. Questo è il fabbro. Polvere da sparo la trovi dal cacciatore principalmente. Ah, me lo detto da voi o dal cacciatore? Sì, sì, pratico dal cacciatore la trovi sempre. Ah, è solo una cosa, Daniel. Veloce. Per il mercatino hai pagato già? Ah, sì. Ti do i soldi indietro perché comunque molti stanno andando a dormire. Penso che sia per verso le 11 stacchiamo, domani devo andare al lavoro. Poi dalla settimana. Dalla settimana prossima non vi preoccupate, facciamo l'orario che era quello stabilito. Comunque soldi, uno, uno si è unito alla mia fede. Sì. Ma secondo me è meglio. Il minatore è dietro di me. Alla scuola. È un po' sì, ma poi dobbiamo scegliere bonus. No, vabbè, ma non c'entra la scuola. No, i bonus già li avevo già scelto io con... Lo so, me le deve dire quello, clown. Poi glieli dico, però non lo facciamo domani. Che voi, vabbè, ma io perché tra poco vado a letto. Ho una vita triste che devo fare. Appunto, io ti ho detto alle 11 e ho detto minchia alle 11, ma le 11 è tardi. No, no, ho sbagliato. Vieni, ti dai soldi. Mi hai detto alle 11, ho detto minchia è tardissimo, quindi ok, facciamo le 11. Sì, mo vengo. Andiamo, ti do i soldi indietro. Minchia, come cazzo siamo arrivati? Adesso abbiamo 40. Una strega, finalmente. Una 40. Che cazzo? Ah, hai preso quello grande. Sì, quello grosso ho preso. Eh sì, vabbè, lascia stare, per questa volta facciamo così. Ma tanto anche la settimana nuova inizia 9:20, quindi... Comunque, 40 te li do subito. Tieni. Tieni 40 indietro. Il porto è finito, è venuto a prendere. Grazie mille, Dojo. Però il porto è finito. Il porto è finito, veramente? Sì. Andiamo. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Tarat, ta, 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 ta. È partita il tesoriere, andiamo. La campa. Posso entrare, bene. Vediamo dentro. Vabbè, dare tempo c'è. Posso aspettare? È tempo e poco. Ah, ma non questo porto. Questo è finito da mo. Ah. È il porto dall'altra isola di Blackwater. Sì, abbiamo fatto anche il mercato già. Ah, veramente? Non lo sapevo. Ora lo vedrai. Sono stato indaffarato questi momenti perché mi cercavano tanta gente, mi cercavo. Ok. Ma che figata, ma che cos'è? Questo è il nuovo porto, questo qua? No. Cos'è questo? Te sei all'avamposto. O dei pirati vecchio, aia, che hanno abbandonato. Aia, sto prendendo via. Erano i pirati prima là. Sì. Okay. Oh, sono sceso! No, sei cagato in mano. Sei andato già rapito dai pirati. Ho visto una pioggia che era stranissima. Era bellissima. Tutto illuminato. Ti sei sentito già rapito dai pirati? Dì la verità. Rischiamo anche le ultime cose. Sono bei momenti di viaggio. Cioè, tipo 3 minuti di viaggio sono. È lungo il viaggetto, è lungo. Una
È rilassante per scarica, no? Lo so, Dani, la strada è lunga. E anche ho guardato lo schermo in modo infinito. Ho lasciato un po' di roba nel bambino. Adesso per non massaggiare, non lo so. Appunto, non si vede la diva, il sole là è bollente. Te lo ridò. Arco e porto. Il porto? Veramente? Non lo vedo. Come non lo vedi? Sta davanti a te. Eh no, sta lei davanti, non vedo. Oh, ah, bellissimo. Sì, eccolo. Bello, bello. Salve. È un po' piccolino. Bello, bello. È fatto bene, sì, sì. Ah, ma eravate voi allora che aprivate e chiudevate la chat da dietro. Sì, sì. Bello, bello. Anche l'entrata al villaggio, bellissimo. Gli interni qua devono ancora essere finiti. Molto bello. Ma solo una cosa, signorina Ciubecca. Ma mi sentite, no? Sì, sì, sì. Ah, ok, no, sentite, sì. Questo qua, allora, l'attività della signorina di tartarughe per il momento lascia così. Sì. Deve fare la casa mia. Poi, sì. Va bene, venerdì. E ci sono altre persone nel villaggio, un paio di persone che hanno bisogno di una nuova attività, quindi ti chiederanno il lavoro. Va bene, va bene. Se, anzi, ora ti portiamo a casa. Tanto qui è finita, no? Sì. Ok, possiamo andare allora. Già ti ho pagato. Ho pensato, no? Che qua ci stava un sacco bene la sabbia. Cioè, ci stava sì, bene è molto meglio, molto sabbia. Meglio. Molto meglio. Ci sta come cosa. Allora, perfetto, abbiamo anche il porto. Possiamo andare, venga, venga, okay. Signor. Dov'è molto bello, devo dire la verità, non me l'aspettavo. Vai, andiamo, andiamo. Ho i soldi. Devo pagare la signorina per il lavoro. Ora ci saranno solo quelli privati, perché per adesso quelli pubblici sono finiti. No, in realtà c'era ancora il mio negozio, però l'ho segnato a Giovi, però Giovi non si è fatto più vedere. Ho contattato. Servirebbero nuovi costruttori. Mm-mm. È brutto da dire per la signora Ciubecca, perché comunque sono rivali nel lavoro, però comunque c'è così tanto lavoro ai costruttori che non manco se ne accorgono. Ma intanto cioè, ognuno ha lavoro ai costruttori, cioè non ce n'è uno di costruttore che è fermo. Sì, no, infatti, ma perché comunque sono arrivati nuovi cittadini, sono arrivati comunque le persone, hanno aperto nuove attività, comunque c'è sempre da fare in città. A livello di costruzione, comunque, non una cosa. Mi dica. Comunque, della poliziotti, non oggi non li ho visti proprio dei poliziotti. Non c'erano oggi. Però da venerdì probabilmente tornano tutti poi. Quanti poliziotti ce ne sono in totale? Per ora due, però forse Calogero lo fa anche le poliziotti e quindi diventano tre. Va bene anche tre. Boh, sono rimasto deluso perché ho fatto un sacco di utensili per il mercatino. E non davo sono scemo! Qualcosa a parte la decorazione. Che cazzo? Un po' più scemo, sì. Lo so che per il mercatino è andato, però sti cazzi, hai venduto due armature. Lo so. Poi gli attrezzi penso che li hai venduti, no? Al nuovo minatore. Ha detto che qua c'erano i pirati, no? C'erano. No, ma non c'è più niente. Noi. Già abbiamo provato. Appena ce la entriamo vengono anche loro. Sì, non vogliono perdere questa postazione. Comunque, niente, stavo dicendo. Il minatore gli ha venduto, no? Gli attrezzi nuovi. Ho visto che aveva. Il minatore è quello dietro noi e c'è unita la nostra fede. Non gli ha venduto la roba? Ora sì, l'ho venduto l'ho venduto cose in maggior parte gratis. Mi ha dato anche un diamante. Mi ha dato ferro, oro. Ah, ok, ci sta. È fatto baratto praticamente. Sì, io gli davo gli utensili, lì mi dava le cose. Devo andare a prendere il cibo. È molto anche simpatico. Sì, Branza, c'è una concorrenza. Allora, niente, abbiamo finito Ciubecca. Allora, Ciubecca, io te l'ho mandato il video della casa? No. Allora, aspetta un attimo. Aspetta che ti mando il video proprio di questa casa. Perfetto, che così. Allora, un attimo solo. Ciubecca. Scusa un attimo. Può venire un attimo da me, volevo parlare di una cosa. Va bene, va bene. Dopo vengo. Mi trova la mia officina. Vale, forse ce l'hai tu. Ok. Aspettate.
Quando è che me l'ha mandato Martina il video? No, forse la canna da pesca. Madonna, Martina, quanto cazzo parliamo io a te? Aspetta. Ah, eccola. Perché non mi funziona più Discord? Dovrei aver trovato il video. Non c'è più nessuno. Un attimo solo. Ma io mi ero disconnessa. Ho trovato le foto che mi ha mandato, quindi dovrei, sopra dovrebbe esserci il video. Ecco perché non sentiamo nessuno. Vale, controllo se hai la mia canale. Aspetta, Nati, sto scioccando un attimo. Vi tu la smetti di droppare le cose? Io sto qua tranquilla, aspetta. Lo so, signorina, abbi pazienza un attimo che sto cercando il progetto. Questo è il comune. Però figo la canna da pesca, non ne troverò mai un'altra come quella. Dove cazzo l'ho inviato sto video? Aspetta, facciamo prima, secondo, vedo depresso. Perché l'ho mandato anche lui che mi serviva il legno. Depresso, depresso, depresso. Dove cazzo è? Madonna mia. Comunque chat è tipo il 14esimo video che ho fatto. Cioè nel 14esimo video che ho fatto c'è scritto. Okay. Anche questo è depresso. Vado a cercarlo. Allora. Vediamo questo video di questa signoria. Come si scrive Ciubecca? Oddio. Ciubecca, eccolo qua, l'ho trovato. Sapevo che da lui l'ho trovato. Ok, me lo mandi su Discord. Che riguardo. Ciubecca, dove, quando abbiamo parlato l'ultima volta? Ecco qui, ecco il video. Ti ho mandato su Discord. Ah. E chi è mo? Salaz. Come non lo farò subito, vedremo. Ah, ma è questa qui. Ma che carina, ok. È molto più semplice di quello che pensavo. Immaginavo un'arma chissà che. Okay, no, no. Okay. Noi abbiamo già tutti i materiali presi, eh. Ce l'ho tutti in questa cassa. Perfetto. Perfetto, quindi poi... Tutto poi ciò. Mi ripasserà. Sì, sì. Ti do proprio la cassa che puoi aprire. Quella cassa ci sono tutti i materiali che servono per la casa. Va bene, parliamo del pagamento del porto. Sì, e intanto aspetta, prima del porto, vai la signorina Stella, Nati. Comunque l'hai data a me, tieni. Ecco, casa tenda. No, secondo me devo andare, vabbè, poi vado. Ah, veloce, sì, sì. Guarda più tardi. Signora Stella. Signora Stella. Vale, vale, la mia tenda pesca, ti prego. Se vieni con me ti porto dalla costruttrice e ti prenoti dopo la mia dopo la mia casa, la tua attività. Andiamo. Vale, ti prego, dimmi che ce l'hai tu. Te l'ho data, Nato, te l'ho buttata addosso. Oh, ecco, grazie. Mamma mia, che paura. Vieni, vieni. Dai, vi faccio compagnia. Comunque, a me mi aveva disconnesso a caso da Discord. Allora, per velocizzare un po' i tempi, volevo chiedere se lei sa lavorare insieme al suo collega Giovi. Giovinciuno. Ah, può lavorare con il suo collega Giovi, perché dovete crearmi una moschea. Ma tu sei scemo, che moschea? Quelle cose. Io sono ho capito, io mica adesso. Però noi dobbiamo costruire la chiesa, ma sarebbe una cosa più. È in futuro, sì. Ah, Ciubecca, lei. Lo potrà fare. Lei è la signorina Stella. Ha un'attività da. Sì, sì, ci siamo già conosciute prima. Ok, lei ha un'attività di 5x5. Avrebbe bisogno che in quel 5x5 okay. Gli costruisci una piccola ambasetta. Ok, sì, tipo quello che abbiamo fatto per le streghe, insomma, sì. Stile streghe. Pure io, oltre alla moschea, ve lo chiedevo se mi potevate costruirmi quella casa laggiù, perché Giovi non me la sta costruendo. Vabbè, ma aspetta Giovi, perché... Allora, aspettate un secondo, perché io ho da fare la casa del signor Doge e la signorina Samiki. Ho da fare la sua attività della signorina Stella e poi penseremo alla... Al resto. Okay. Andiamo, dai, le do il pagamento per il porto. Sì, Doge mi doveva 20 di rame, lei non basta. Io ti do proprio un cazzo perché non ti fai vedere mai. Dai, vieni esatto, che te li do. Dimmi andare a prendere un po' di cibo perché sto... Vai, vai, ti aspetto al comune. Fammi dare 20 monete da sto pagliaccio. Vale, ma ultimo 5 minuti, quando stacchi? Da 5 minuti. Ok, quindi... Ecco che ti mi hai detto proprio tu. Allora, vieni.
No, tu aspetta, con chi cazzo? Hai preso i minerali, vero? Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi. Sì, tutto bene. Scusate ragazzi, se questo periodo abbiamo fatto eventi, abbiamo pure rimandato il mercatino, perché questa è l'ultima settimana che ho i turni storti, cambio lavoro. Io, signor Sindaco, torno tra un mese. Lo so. Peccato, perché se venerdì inizia il nuovo evento, il continuo della storia del Nether. Intanto puliamo un po'. Ok, io allora posso staccare. Beh, divertiti comunque in viaggio, Mi piace il mio regalo. Che mi hai regalato? Ah, la spada. Sì, sì, guarda, ogni tanto metto qua fuori. C'è un po' di tempo. Sì, cioè, ogni tanto una bella pulizia. Bravo Alexander, che sei. A chi è che devo dare i soldi, fare qualcosa? Non mi ricordo. Ah, ci becca. Signor Sino, se vuoi darmi qualche soldo. Che soldi? Sì, perché devo dare i soldi? Non lo so, perché devo dare qualche soldo. No, 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 dovevo parlare con Cibecca per il lavoro. Allora, parliamo del suo lavoro. Oh, allora, lei che budget aveva, diciamo? Cioè, cosa pensava? Beh, pensavo che in 2 giorni ci volevano più giorni, invece è fatto subito, è stata veloce. Quindi deve dirmi lei. Io pensavo a... Allora... Contando, pensando a quanto mi hanno pagato per l'altro, 5. Ok, siamo pronti per la serata horror. Ok, va bene. Tieni. 50. Per la giusto, è giusto anche per la velocità che ci hai messo. Penso che non ti abbia rubato troppo tempo. Immagino che la mia casa costerà un po' se ci metti tanto. Però non è un problema. Mi sa che anche la sua casa non sarà molto... Ah, ok. Non ci metterò molto, Ah, ok, ma poi non deve finire la casa. Non deve anche finire la casa loro poi, prima o poi? Sì, gli devo fare i pavimenti, mi devo pagare e gli devo fare i pavimenti. Ci vuole. E infatti, uscite sti soldi poi. Oddio, devi respirare. Boh, va bene, a posto ci becca allora. Io non so se penso che lei debba andare. Addio. Sì, vabbè. Vabbè, a parte tra poco chiudiamo il server, ma da settimana a venerdì avremo il server fisso aperto dalle 21 a mezzanotte. Perfetto. Perché finalmente cambio lavoro, quindi non ho più turni. Grazie a Dio. Sì, tanto alle 11 si va a letto. Ah, ok, va bene. Intanto allora le auguro buonanotte. Ci vediamo venerdì. Va bene, va bene. Ma ragazzi... Ci sentiamo ragazzi, tra 5 minuti chiudiamo il server. Salaz, mi mancherai? Ci mancherai? Anche lei, signor sindaco. Voi unite, venite nel server, non è che se mancare, non dovete venire. Ma io forse se riesco sul portatile magari. Ah no, vabbè, io dico loro, ho visto che quando manchi tu mancano magari tutti. Magari qualcosina riesco a fare. La mattina. A posto. Buonanotte Panzer, anche a te. Boh ragazzi, io inizio già a staccare. Tra 2-3 minuti stacca il server. Vi auguro una buona notte, che domani mi sveglia alle 5. Va bene, anche a te. Grazie. Ciao. Mamma mia. Lo so ragazzi, avreste voluto che continuavo di più, ma... È questione che uno c'è anche la maratona di Nati, quindi un po' di distrazione c'è anche da parte mia, lo ammetto. Ma più che altro domani devo svegliare presto e... non è cosa, pi. L'ultima volta che sono rimasto fino alle 11:30, mezzanotte, è stato una merda il giorno dopo. Il gioco si stacca alle 11, il tempo che mi addormento, 11:20, preparo tutto e ci vado a letto. Se mi addormento 11:30, almeno quelle 6 ore me le faccio. Sì, Daniel, purtroppo ho detto questa è l'ultima settimana che stacco prima. È semplicemente perché per il lavoro. Da venerdì non ci saranno più questi problemi. Da venerdì dalle 21 a mezzanotte il server è aperto, anche un po' di più. Possiamo anche fare la mezza a volte. Però adesso non posso. Capito? Quello è il problema. Devo andare a letto io purtroppo. Il lavoro a turno è brutto. Andare alle 6 di mattina devo iniziare a lavorare.
Quindi lo sveglio alle 5 io. Boh, detto questo, ragazzi, vi auguro a tutti una buona notte. E vi mando un bacio e un abbraccio. Ah, tu sei fatta dare le cose da Stella? Le tue attrezzature te le sei fatta dare poi da Stella? No, se le lascio a lei. Cioè... Ah, perché tanto venerdì lavoro con te? Penso di sì, finché non ha la roba per fare la strega non può fare niente. Ah, va bene, va bene. Boh, dai ragazzi, buonanotte. E ci sentiamo domani. Domani fortunatamente faccio live, perché sono di pomeriggio, di mattina, quindi ho tempo di fare live e anche di continuare il progetto del gioco, che questa settimana sono stato fermo, ho fatto poco e niente. Detto questo, buonanotte ragazzi.